metropolis. Sono le piccole cose che cambiano l'atmosfera di una città. Il clima, la gentrificazione, le invasioni aliene. Task Force 6, basta divertirsi. Vedete di far fuori tutti i bersagli a disposizione. Capito? Odio ammetterlo, ma Waller ha ragione. Abbiamo un lavoro da fare. Come avete fatto a dividervi questa volta? Ehi, non è colpa mia se ci siamo persi! Stavolta. Riuniamoci al Daily Planet. Si trova in pieno centro. Fai ancora la guida turistica, squaletto. Lo adoro. Concentrazione. È la gara 7, non possiamo sbagliare. Gara 7? Che significa? Sembra qualcosa di importante o stressante. Già, non l'ho capita nemmeno io, Floydy. Ah, non dirmi che non conosci il basket, Al! Persino io so cos'è! Non fatevi ammazzare per qualche stupidata. Conosci Boomer? Lui è sempre stupido. Ehi! Aspetta! Stupida sarai tu! Che ti avevo detto? Sono in una galleria. Ha solo due uscite, ma data la lunghezza, è altamente sconsigliabile. L'architettura umana è affascinante. Stai ancora facendo ricerche? Non puoi guardare dopo le foto? L'esperienza non sarebbe la stessa, Floyd Lawton. Non ti chiederei mai di limitarti a vedere le foto di Atlantide. Deve essere vissuta a pieno. Preferirei le foto, a dire il vero. Oh! Abbiamo una nuova fobia? Nah, quella non è una fobia. Saluti, Deadshot. Dove sono Harley e Boomerang? Non con te, a quanto pare. Boomer, rapporto. Cosa? Io? Sì, ecco, io ho dovuto affrontare metà dell'esercito di Brainiac. Esatto, tutto da solo. Oh. Sì, io! Ah sì? E come hai fatto? Raccontaci un po'. Sì, intrattienici con le tue gesta gloriose. Sì, beh... ecco... Fa con calma, zuccherino. Lascia che il tuo boomerang mentale ritorni. Ah, Boomerang. Sembri illeso nonostante le tue presunte temibili battaglie. Hai visto Harley? C'erano troppi corpi per vederla. Ehi, Al! Ma che fine hai fatto? Non ti avranno preso a calci, vero? Poi Deadshot dice: non hai proprio spirito di autoconservazione, Queen! Dovevi proprio esserci! Almeno in vita. Comunque sarà Gotham tra un attimo. Fai di nuovo la burattinaia coi cadaveri? È inquietante. Sì, solo un pochino. È il mio balsamo per l'anima in questi tempi difficili. Potrebbe andare peggio. Potrei essere come Boomer. Ehi, cosa vorresti dire? Gira questa voce che tu non ti lavi e non pulisci le tue armi. Ehi, io vado dove va il mio boomerang, ok? Anche sotto la doccia. Al bagno, ovunque. Non stai migliorando la situazione, sai? Sono morto. E mi trovo all'inferno, non c'è altra spiegazione. Ciao, ragazzi! Allora come procede l'apocalisse? Bene, ora che sei finalmente qui, possiamo mettere... Quasi dimenticavo, c'è un bel gruppo di cattivoni pronti a piombare su di noi come se fossero un buffet. Dunque, chi resta a giocare a fare l'eroe? Chissà se ci sono caramelle nella lobby. Io adoro le caramelle, tranne quelle al caramello. Troppo appiccicose. Ah, il braccio propagandistico del capitalismo. Che lobby! Molto hardcore, vecchio stile.
Sarebbe stato bello se mi avessero dato più visibilità senza citare Joker. Persino le mie migliori performance da solista erano considerate solamente un'introduzione al suo spettacolino. Vabbè, ora nessuno mi considererà più una spalla. Di sicuro non qui. Waller, la nave Teschio ci ha salutati. Passo. Tutti verso l'obiettivo. Lo scudo di Prometeo è attivo, ma non durerà per sempre. Ah, mi ricorda proprio la domenica mattina a casa mia. Sì, che nostalgia del campo di battaglia. Ah, le guerre degli squali martello. No, no, concentratevi. Però le guerre tra squali sembrano fichissime. Task Force 6, vi voglio tutti in zona di attacco. Forse avrei dovuto prevederlo. Il mio nome è Amanda Waller. Sono la direttrice dell'Argos, una divisione della sicurezza nazionale che non potete conoscere. Noi però vi conosciamo e sono qui per farvi un'offerta. Voi non siete altro che cani rabbiosi, disperati, affamati. Però sapete come sopravvivere. Questo potrebbe fare di voi i regnanti di Arkham, ma fuori di qui il mondo si è dimenticato di voi e passerete il resto dei vostri giorni a togliere i vermi dal polpettone della mensa. Ma tutto può cambiare. Io posso farvi uscire, darvi una possibilità di fare del bene. Salve, Harley Quinn, Gazzetta di Arkham. Una domanda al volo. Che cazzo è questo squalo? Io sarei ben lieto di presentarmi. Non sarà necessario, King Shark. Questo è un iniettore di microbombe degli amici della LexCorp. Una puntura nel collo e tanti saluti. Siete sicuri di voler morire in questo posto? No? Allora aiutatemi. Mi basta solo uno di voi. Gli altri tre sono già morti ormai. Quindi, provate a stupirmi. Dunque... Va bene, scusatemi. Dunque, Waller vuole dalla sua l'assassino più letale del mondo, è d'accordo. Ma voi a che cosa servireste? Conoscendo personalmente Amanda Waller, suppongo niente di buono. In che senso conoscendo personalmente? E che ci fa un pesce ad Arkham? Hai problemi nella testolina, squalo? Ansia generica, ma sono venuti a prendermi a casa. Nel mare? Penitenziario Belrev. Potete concentrarvi per un cazzo di secondo? È una trappola. Siamo tutti spacciati, a prescindere da chi lo tocchi. Ah, il dilemma del prigioniero. Ma quale dilemma? Il prigioniero vuole uscire.
Ma capitano, sei appena arrivato. Io sono qui dentro da 5 anni. A me sembra di parlare con voi da 5 anni. Non possiamo... Scusa, Deadshot. Stiamo per caso interrompendo la tua relazione con il lettino? Ma Deadshot non doveva essere bianco. E tu non dovevi essere muto? Cazzo di canguro. Perché sei australiano? Ok, quindi cominciamo ad ammazzarci tra di noi o cosa? Perché sarò sincera, ucciderei chiunque per uscire. Ucciderei voi, ucciderei me. Nessuno ucciderà nessuno. Se nessuno prende la bomba, Waller tornerà qui. Capirà che non siamo dei fottutissimi pazzoidi e ci lascerà andare. Quindi non faremo nulla. Bene, sono molto bravo a non fare... Godetevi il nulla, idioti! Forse avreste dovuto passare meno tempo a scuola e più tempo a imparare come scassinare, perché sembra proprio che Capitan Boomerang... Bentornata, chi vince? Nessuno. Abbiamo una bomba in testa. Abbiamo perso tutti. Lo squalo ha ragione. Siamo stati fregati. Vi siete fregati da soli. Benvenuti nella Task Force 6. Spazi stretti. Respira. Ok. Serve un piano per gestire questi figli di... Sei sveglio, vero? In realtà sono figlio di un dio. Abbassarmi al livello dei mortali è già un'onta. Lo è anche per me. Non pensavo di portarmi dietro la zavorra di Arkham. Ho qualcosa nell'orecchio! Qualcuno di voi bastardi mi ha infilato una roba nell'orecchio! È un comunicatore. Così sentiremo le tue cazzate ovunque. Ah, mi state facendo rimpiangere l'isolamento! Bello non essere più ad Arkham. Grazie, stronzi. Avremmo potuto fare una rivolta come la gente normale. Ma no! Devono essere tutti degli infami! Era un test. Un trucco. E non so ancora se abbiamo fallito. Beh, 4 teste esplose sono meglio di una. Dove si va? E chi dobbiamo uccidere? Ci hanno armato come un esercito. Ehi! Ma c'è il cazzone alla guida di questo treno adesso? Certo che no. Non ho mai viaggiato in treno prima di oggi. Oh, Benone! Ma che sfiga! Questo treno è come l'australiano. È vecchio e marcio! Mi spiace, pasticcino. Non sono così vecchio. Squalo, tira quel freno. Oh, ragazzi! Sapevo che lavorare con voi sarebbe stato un disastro ferroviario, ma così è troppo! Ah!
di merda! Stupide bombe! E stupido accordo! Ehi, aspetta, bello. Cosa c'è? Non lo senti? Sento cosa? Mi prendi in giro? Vecchia scuola. Misto Secret vorrà parlarci. Oh, ci ha fatto una playlist? Congratulazioni, Task Force X. Se state ascoltando, almeno uno di voi ha raggiunto vivo la zona operativa. Non per merito dello squalo! Zitto, canguro. Le comunicazioni non funzionano sottoterra. Quindi fatevi bastare questo nastro. Ecco gli obiettivi. Perfetto. Ognuno di voi è equipaggiato con del C4. Fate esplodere il muro degli arrivi della vecchia stazione. Superatelo. Arrivate al tetto dell'edificio e stabilite una comunicazione. Fin nei minimi dettagli. Task Force X, avete gli ordini. Ignorateli, separatevi o fatemi incazzare in qualche modo e vi faccio saltare quelle belle bombe che vi siete amorevolmente piantati nel cranio. Sopravvivete e ci aggiorniamo. Passo e chiudo. Le porte dell'ascensore sono bloccate. Forse se spariamo a quella centralina dovremmo riuscire a sbloccarle. Premi! Harley Quinn, non dovresti essere più... Ma quando mai? Oh, Deadshot! Finché non si capisce dove siamo, ascoltiamo Waller. Ah, cos'è? Un museo sui supereroi? Odio i supereroi. Neanche i musei. L'ho vista alla TV. La sala della giustizia. Allora svaligiamola! Cazzo di fermato! Idiota. Saccheggiamo il banchetto del merchandise! Ehi, occhio al... Cazzo! Vetro. Sta bene? Che cazzo c'hai lì? Pensavo fosse una leggenda. Il guanto con la forza della velocità. Ai tempi Doc Sivana voleva fottersi Flash. Mi manchi. Dell'invisibilità dell'enigmista! Dov'è finito, squalo? Bambini. Niente urla assassino internazionale come un fottuto jetpack! Cazzo, finirebbe molto male. Forse hai ragione. Il jetpack è più una roba da Deathstroke, in ogni caso... È mio. Cazzo, cazzo, cazzo. Quel cappello non ti farà volare, squalo. Ma posso volare da solo?
Wow, super HP! Chiede quando gli squali volano! Ok, nuovi giocattoli, armi cariche. Andiamo sul tetto a riprenderci la libertà. Quando sentite la Waller, chiedetele una carta aziendale. Potrei usare i miei muscoli per aprire la porta, certo. Ma potreste aiutarmi? È bello essere fuori. Scusate, lo state vedendo anche voi? Ah, bene, bene. Direi che è un viaggio di sola andata. Waller! 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 Ah, giusto. Ehi, Waller! Ma dove cazzo ci hai fatto finire? Questa è una merdosa zona di guerra! E c'è anche un teschio gigante del cielo che... Complimenti, Task Force X. Siete i primi a essere giunti vivi a Metropolis. Inviamo un transponder alla vostra posizione. Il vostro ordine è attivare questo transponder. Passo e chiudo. Datemi una sola ragione per cui dovremmo fare sta cazzata. Le bombe, idiota. Per la curiosità? Ah! Waller non ci sta dando una scelta. Sono pronto a buttarmi giù dal tetto adesso. Che cazzo è? È un lurido alieno. Immagino valga come attivare il transponder. Non morirò per un brufolo d'acciaio su gambe. Forza, gente! Ma in che senso? Spariamo a quei cosi! Ehi! Non sono i merdoni viola, vero? Che cos'è? Lo odio! Lanterna verde, giunge in aiuto. Oh, cazzo. Stupide caccole viola, ora sono bei cazzi. Lanterna verde, vi... Lanterna verde, grande. Ehi, ma la tua faccia è sempre stata così... Stavo per chiederti la stessa cosa, Quinn. Aspetta. Floyd Lawton. La sicurezza di Arkham deve fare schifo. Ah, sai cosa? Sono in ricognizione per Brainiac. Facciamo due passi. Guarda un po', i ribelli non possono farci niente. Brainiac dice... Ehi! Continui a parlare di Brainiac come se sapessi di cosa parli, ma mi sa tanto di no. Solo Brainiac può portare ordine nel mondo. Renderlo una casa per la gente. Presto, qui sorgerà il pianeta Kolu. Questa è la mia missione da quanto... 3 settimane? Questo è radunare i metaumani. Ma non mi sembra voi abbiate il potenziale. Comunque, qualcosa di voi faremo. Vieni! Signor Lanterna, signore... Io non sono un meta. Non è che per caso potrei... Shh. Guardate attentamente. Attento, Floyd. Fatemi andare a casa! Toglietemelo! Toglietemelo! Fa male. È doloroso.
ma dopo essere stati migliorati, non si torna indietro. Straordinario! Tu stai cercando degli sbandati per l'esercito di Brainiac. Bravo, Squalo! Sono già partiti 8 milioni! Lanterna! Aiuto! Questi ribelli non sanno cos'è la legge marziale. Ora unitevi a Brainiac! Siete pronti? Lanterna, metto due pallottole in testa a Brainiac, poi vengo a cercarti. Ah, sì? Magari gli dirò che ho trovato solo 3 meta. E un altro corpo ridotto a brand... Flash! Brainiac si chiedeva come fossi sceso. È un segreto. Noi non abbandoniamo nessuno. Vediamo di sistemarti. Lo sai, volevo proprio dire la stessa cosa. Waller, assistenza! Lanterna Verde... Ci hai messo un bersaglio in fronte, Waller! Lanterna Verde ci avrebbe ucciso senza Flash. Flash è vivo e ancora umano! Ha scaraventato Lanterna dal tetto a 100.000 all'ora! Vi voglio pronti a portarlo qui. Fate un giro di ricognizione. Vi tengo aggiornati. Vi trovate dietro le linee nemiche a Metropolis occupata. Forse il posto più pericoloso del mondo. Gli umani qui non sono i benvenuti. Proprio come Gotham! Questo Brainiac ha distribuito soldati corrotti su tutta la città. Truppe, blindati, droni, pattuglie. C'è anche una nave spaziale mega gigante che non fa altro che sfornare mostri. Quella l'hai vista? Avete già rubato l'equipaggiamento di movimento. Vi servirà per restare al sicuro. Che è successo ai cittadini di Metropolis? Sono diventati sabbia? Quelle non sono persone. Secondo gli scienziati del DOE, dovrebbero essere residui inorganici causati da un trasferimento energetico di massa. Brainiac ha preso il 99% della popolazione e ora è pronto a fare un po' di pulizia. Quindi l'ultimo 1% viaggia in seconda classe invece di essere trasferito? Ti sembra il caso di scherzare? Li stanno reclutando. Non dovremmo fare qualcosa. Abbiamo provato. Là ci sono persone innocenti. Ma ogni tentativo di intercettazione ha fatto fuggire i droni. Continuate la ricognizione. Spock! Che quartiere adorabile! Molto europeo. Niente traccia di Flash, però. Aspetta, stavamo cercando Flash. Io posso trovare Flash. Continua. Penso di avere un'affinità con la forza della velocità. Poi c'è un sensore su questo bracciale. Bene. Forse vale la pena tenervi in vita. Capitan Boomerang, comandi tu. Recupera Flash. Passo e chiudo. Sentito? Da oggi fareste meglio a chiamarmi Capitan Boomerang. Ora andiamo. Non lo sapete. C'è un'invasione. Crimini sospesi. Presto, nascondetevi. Dai, Flash! Non farla così grave. Avete Flash? Spiacente, signora. In questo momento mi sa che è occupato a fare a schiaffi con una lanterna gigante! Flash, ti sei fatto l'idea sbagliata su Brainiac. Torna alla nave Teschio. Ah, non lo so. Nave Teschio? A me suona parecchio malvagio. Lanterna fuori controllo! Indietro! Flash! Sto cercando di stare tranquillo. Brainiac vuole solo parlare. Sì, come ha fatto con te. Ma ti ascolti! Ti sta controllando! Lanterna! Svegliati, amico! Guarda cosa ti fa fare Brainiac! Sto salvando il mondo! Si mette male, ragazzi! È la missione della Lega! Via! Ora andate! Vieni qui prima che debba farti del male! Ti
vuoi bello? Beh, ecco che arrivo! Come avevo previsto, Flash le ha prese bene nel culo alla fine. E perché non gli stiamo buttando sale sulle ferite, Boomer? Sì, sì, troviamo il bastardo e portiamo il sale. Ehi, Floyd, qual è la storia dell'odio tra te e Lanterna? E lui la tua nemesi. Credevo che Buzz fosse la tua nemesi, o forse era l'altro Deadshot. È uno stronzo. Mi ha buttato dentro. Mi ha tolto la vita. Troviamo Flash. Muoviamoci. Quindi dov'è Flash, genio? Hai sprecato il nostro tempo. Ah, gente di poca fede. Pensate bene a Flash. È un codardo. Quelli come lui quando vedono quelli come me si cacano sempre addosso. Praticamente accecati dalla merda. Le tue cazzate vibranti non possono fregarmi, bello. Lanterna Verde ti ha conciato per le feste, eh? Gliene devo una, anche se è uno sbirro. Potrai pagargli una birra dopo che l'avrò steso. Ehi, la questione tra me e Flash non è il tuo momento, ok? A me sembrano tutte stronzate. Amici? Waller, la zona è calda. Flash vuole rimanere a trattenervi. Bravo ragazzo. Se lo catturano, vi farò fuori tutti. Sapete? Comincia a starmi antipatica. I nemici ci vengono addosso. Il peggior porno mai visto! Là! Sopravvissuti. Sono fuggiti, di recente. Hanno lasciato degli spuntini. Dai, fuggiamo anche noi. Potremmo provare da dietro. Il miglior porno mai visto. Cazzo! Questa porta non reggerà. Dobbiamo barricarla. Tu stai qui, bello! Vedi questo? Ho passato un sacco di tempo sognando come poterlo usare per ucciderti. Tu sei mio ora. E sei proprio in un mare di... merda! Ciao ragazzi, stavamo solo parlando un po'. Ho detto shh. Sentito? Niente mostri. Qualcosa li ha spaventati? Aiuto! Ehi, Bruce! Usi ancora le ombre per spaventare a morte noi criminali? Tranquilli, Batman non è un assassino! Ti senti bene? Thank you.
tutto tuo, Flash! Beh, cazzo. Ognuna per sé! Ah, non ci vedo! I miei bellissimi occhi! Il drone no! Il rampino no! Bata ha usato il suo disturbatore! Dove siete? La vostra priorità è riportare Flash nella sala della giustizia. Sicuramente non la mia. Forza, portiamo il culo fuori da qui. Squalo, se ti metti a portata di pipistrello non posso farci niente. Ma cosa? No, calmati. Task Force 6, cosa sta succedendo? Renditi l'australiano e siamo a posto. Da stupido bracciale! Se Doc Sivana è tanto intelligente, perché non l'ha fatto a prova di pipistrello? Oh, porca, boomer è andato. Vabbè. Con lui c'è sempre il momento casa infestata. Bat, visto che hai un sacco di nuovi problemi, perché non ti sfoghi su Deadshot? Wow, ha proprio smashato Deadshot! Che ne dici della libertà provvisoria? Se facciamo così posso andare? E qui scappo dall'amo! Sentite, voi pensate a Flash, io vi tiro fuori dai casini! I miei ragazzi andati uno dopo l'altro. Mi sembra molto familiare. Flash, ora! Rendere Flash, lasciare Batman. Non credo che farò una donazione al museo. Lanterna, ho preso Flash. I tuoi criminali mi hanno portato da lui. No. Una minaccia no. Però lasciamo che i cadaveri incutano timore tra i rivoltosi. Vivo. Sì, Brainiac. Pronti per il viaggio. Ehi, capo! Notiziacce! C'è il Batman malvagio! Ma ho ucciso un po' di gente e rapito Flash, che immagino sia l'altra brutta notizia. Inoltre Batman ci ha messo in trappola. Vi rivoglio nella sala della giustizia. Aspettate i rinforzi all'altra uscita. Passo e chiudo. Ehi, Waller, siamo arrivati all'uscita! Ci tiri fuori! Ah, cazzo! Un fantasma! Gli spiriti dei vostri antenati sono sempre digitali? E adesso che fa? Sta cercando di farci venire l'epilessia? L'ha forzata! Grazie, strana tipo ologrammina! Ehi voi! I fantasmi esistono! Hai mangiato molta vernice da piccolo, Boomerang? Sì. Quindi? Torniamo alla sala prima che la Waller ci trasformi la testa in un hamburger. O forse potremmo rifare la Batman Experience?
Ehi, ragazzi! Adoro l'apprendimento pratico, ma è più divertente quando siamo in gruppo. Segui il raggio verde e scoprirai che Lanterna si è sistemato in un cazzo di castello. Sei geloso, Deadshot? Mi sembra di sì! La fortezza di Lanterna è davvero notevole, ma l'ordine è di tornare alla Sala della Giustizia, non di ammirare i suoi poteri. La Justice League deve avere qualcosa per liberarci dalla Waller là dietro. Sì! Pompa con quella schiena! Calma, amico! Questo lavoro richiede finezza. Forse un... colpo di mano. Ho toccato l'osso! Tu avevi premeditato... Calma, calma. Gli strappi le braccia quando siamo entrati. Possiedi forse altre parti del corpo di Flash? Solamente il pollice più veloce dell'West. E dopo questa orrenda deviazione, si torna in pista. Ok, rubiamo tutto! Immagino che Batman e i suoi amici abbiano spento tutto mentre uscivano. Ah! Che cazzo ti prende? Voglio squagliarmela, e questa mappa mi dirà come. Obbedisci! Computer, valutazione statistica dei rischi! Che c'è? Voi bestie non avete mai visto un bad computer? Puoi fargli fare un sacco di roba. Giocare a campo minato, puoi... Wow! Oh, niente laso! Che delusione! Faccio io! Dove cazzo siete tutti? Attesa di colpire! Assaggia la furia del mare, Amaz! Avanti, spiegati. Nascondo le mie incertezze dietro alcol e bravate. Che cosa ne hai fatto di Flash? L'ho preso Batman! Non mi uccidere, Wonder Woman malvagia! Ecco, questo è il suo pollice! Gli è caduto, giuro! Prendimi adesso! Li hai portati tu, Waller? Sì, purtroppo. Stai danneggiando dei beni Argus. E ho anche regalato una maglietta di Wonder Woman a mia figlia. Qui tu non hai autorità. Vattene e porta con te i tuoi criminali. Sa chi siamo? Me la prendo, l'autorità. Ci siamo fidati. Li abbiamo fatto vivere tra noi.
E ora i tuoi amici stanno massacrando la gente che dovevano proteggere. Batman, Lanterna Verde, Flash e anche Superman. Sei l'ultima rimasta, Diana. Abbiamo bisogno del tuo aiuto. Qualcosa di terribile li ha resi schiavi e controlla le loro menti. Cercherò di farli tornare normali. Batteremo Brainiac mettendo fine a questa follia. Questa sala è per gli eroi, non per voi. E la lasciamo andare così? È già andata. Come il tuo coraggio quando ti minacciano. E taci, squalo! Lei non farà quello che va fatto. Non può. Troppo giusta e nobile. Ecco perché mi servite voi. Task Force 6. La nuova missione è uccidere la Justice League. Non abbiamo speranze! Persino i pesci rossi sono più duri di questo qui! Sapevo sarebbe successo. Sono preparata da molto tempo. Un altro membro della squadra vi aspetta sul posto. Andate a incontrarla. È tutto. Ehi! A me sembra quella che ci ha fatto uscire dal batbuco. Ah, no! Schiattata, aprendo la porta. Riposa in pace. Ibernata. Comatosa. Poveretta, perché sfruttarla così? Wonder Woman vi ha umiliato. Oh, non farlo più! E comunque, ti sei persa un sacco di roba in quella lotta, lo sai, Bella? Bella? No. Non sono una di quelle che cerchi in incognito su internet. La tua bomba ai naniti sta registrando un picco di adrenalina. Cioè? Cosa sono? Bombe da fitness? Non proprio. Ma monitorano i vostri bioritmi. Ed essendo elettroniche, posso hackerarle. È il mio lavoro. Sono Hack. Grande! Ho sempre voluto un adolescente fantasma a spiarmi! Ma quindi... tu... infesti te stessa? Il mio corpo è l'unica casa che mi è rimasta. Adesso vivo sempre nel cloud. Così posso fare di tutto. Guardate qui. Comunque, la direttrice tiene i vostri costumi in quegli armadietti. Dovrebbero aiutare a sentirsi... a casa. Ma in fin dei conti la Waller non è così male, è solo... Vi ho dato degli ordini. Vestitevi e andatevene via. Sì, col cazzo! È la mia taglia! Pensavo a qualcosa di più all'avanguardia.
Squad! Fanculo! Affrontare questi tizi è un suicidio, giusto? Ci pensate? Harley Quinn uccide la Justice League! Oh, quindi ora la spalla vuole dimostrare qualcosa dopo la morte del fidanzato? La spalla? Oh, tesoro! Sono una cazzo di superstar! Bene. Quinn vuole rimanere a farsi prendere a calci. Il re che dice? Squadra Waller o voti squadra via di qui? Domanda più difficile di quanto credi, mercenario. Con questi ordigni è anche una scelta piuttosto effimera. Ma l'iniettore delle bombe che ci ha dato veniva da lì. Piccione! Lex Corp. Bene! Quindi alla fine abbiamo deciso di chiamare per chiedere se accettano i resi? Waller non ci farà andare a nord. Ci ucciderà. Non se cominciasse a fidarsi. Quindi entriamo, via le bombe. Dopodiché ognuno per sé. Semplice. Giusto. Pronto, Waller! Capitan Boomerang, capo squadra, a rapporto! E? Non vediamo l'ora di uccidere la Justice League, eccetera. Ma sai com'è? Sta roba è una merda! Senza offesa, eh? Andate a nord-ovest. Ultima posizione conosciuta di un trafficante di Gotham, Oswald Cobblepot. Dal cazzo di pinguino! Volete sopravvivere alla Justice League? Cobblepot smercia armi antimeta da anni. Voglio che lo reclutiate e lo portiate alla sala della giustizia. Oh sì, lo recluterò per le feste, cazzo! Muoviamoci, Tasporsacca! Fate parlare me con Pinguino, ok? Abbiamo dei trascorsi. Cerca un nuovo bersaglio! Curioso, lui non parla mai. Bello! Io e lui siamo compadres! Sono praticamente il suo braccio destro! Fate gli onori, Quinn. Non se Waller lo vuole vivo? Pingui! Ti ricordi di me? No. Ma guarda che carnet di criminali! Ehi, chi è il pescione? Forse suo cugino ha lavorato per me. Quale? L'ho tirato fuori da un circo. Lasciamo la città prima che ci becchi l'Argus. Ci stai? Ma noi lavoriamo per l'Argus. Voi cosa? Davvero bravo, Squalo. È stata una bella chiacchierata. Salutatemi la gente del posto. Wow! Non vedevo una figuraccia così dallo speciale comico di Ed Enigma! Anche quella volta ho dovuto sparare a tutti! Bene così, Boomer! Non fermarti! Quinn, se è solamente per aver imbottito le tue iene, non prenderla sul personale! Respira, Harley! Pensa a tutti i modi in cui festerai a sangue il pinguino! Veramente il pinguino ha provato a farci uccidere! Sì. Certo. Pensandoci bene, in effetti. Oh, vedo che abbiamo dei bei problemi di fiducia. Beh, facciamo fuori quell'infame! Che aspettate, razza di idioti? Forza!
Oh, povero pinguino. Tutti quei soldi non ti hanno comprato un po' di lealtà, eh? Taci, vedova. Che ne sai tu di lealtà? Oswald Cobblepot, amico mio. Abbiamo un lavoretto per te. Diglielo, Queen. Ora farai armi per noi, testa di guano. È il tuo giorno fortunato. Molto fortunato. Io non tratto con la feccia. Tu, il mercenario anabolizzato e gli altri due potete sloggiare subito. Non ti ricordi di me? Ho lavorato per te! Due volte! Siamo tutti sulla stessa barca, amico. Waller, abbiamo il pinguino. Qualcuno si è dato da fare. Come ci sei riuscito, Ozzy? Waller, pinguino è in volo! Ripeto, pinguino è in volo! Tarpiamogli le ali. Pinguino in fricassea. Portiamolo da... Oh mio Dio, si sta rialzando! Ok, di nuovo. È riuscito a scappare! Qualcuno lo fermi! L'ha fermato? No, direi proprio che non l'ha fermato. Waller! Waller! Fallo fuori! Squalo! Sono delusa. Razza di coglione! Potevamo andare avanti tutto il giorno! Salve! Siete in tempo per ringraziarci per aver fatto il vostro lavoro davvero piacere nostro! Non c'è bisogno di ringraziarci! Cristo. Cazzo, ma tu sei il leccaculo della Waller. Puoi chiamarmi colonnello Rick Flag. E voi criminali fareste meglio a non farmi mai incazzare. Se fate qualcosa che mi fa incazzare, la direttrice Waller non ne sarà felice. E a voi conviene che sia felice. La renderemo felice, colonnello Rick Flag. Ne dubito, squalo. Ma una cosa che so è che sapete distruggere. Bene, Brainiac ha scaricato una fabbrica tentacoli sorvegliata a Midtown, terminauti in tutta la città. Dovete fermarla. O morire provandoci. Sembra simpatico. Cos'è un terminout? Beh, diciamo che non me ne frega un terminiente. Eh? Andate a fanculo. Eliminate gli incubatori dei terminauti alla stazione centrale, TFX. Date una bella ripulita. Waller tiene una ragazzina comatosa al libro paga. Non sembra un po' estremo anche a voi? La ragazza è una tosta. Proprio come noi. È una ragazzina che ha fatto qualche crimine informatichese. E Boomer, tu sei a malapena un cattivo. Sei più un imbonitore tamarro. Che diavolo è questa trasmissione non autorizzata? Risolvetemi questo. Che cosa ha quattro teste sulle spalle per ora? E sta molto bene fra le stelle. State un po' zitti. Non voglio occuparmi di enigmi, cazzo. Voi, le quattro teste siete voi, e la stella è sulla torre della radio. Raggiungete la torre della radio. Vi aspetto. Eddie, maledetto enigma! Il gruppo degli ergastolani di Arkham torna insieme! Eddie, enigma. Ehi, enigma. Oh, i giochi di parole mi deliziano sempre. Qua! Lui è il peggiore. Lascia sempre degli indizi per Batman. Non è difficile, non bisogna lasciare nessun indizio.
È la struttura a cui ci ha richiamato l'enigmista. Imponente. Eccoci qua, in cima al mondo, ma con un dilemma. Perché Arnus avrebbe scelto voi e non me per questa missione? C'è una risposta che dovevo svelare. Quindi ho hackerato le vostre bombe neurali e ideato una serie di sfide istruttive che potrete fallire. Senti, bello, adesso abbiamo un po' Cominciamo. La mia ombra oscura la città. Il mio sguardo penetrante non ha alcuna pietà. Ben fatto. Forse vi ho sottovalutato tutti. Non è solo il vostro cervello che sto soppesando come una sorta di divinità egizia. No! Le sfide in realtà aumentata che ho disseminato in tutta la città metteranno alla prova anche il vostro fisico. Quando proverete, fallirete mille e mille volte. Argus vedrà che io, Edward Nigma, l'enigmista. Nel caso sia necessario ribadire l'ovvio, non prendete ordini da nessun malato di parole crociate, ma da me. Waller, Nigma ha hackerato le nostre bombe. Era previsto? Non è importante, Lawton. Cobblepot ci ha dato informazioni utili. Un carico di granate sperimentali nascosto sotto il palco del Justice Day allo stadio. Recuperate quelle granate, TFX. Aspettatevi dei nemici. Siamo allo stadio, con un miliardo di alieni morti. Senza neanche toccarli. Immagino la delusione. Cazzo sì. Combattere alieni all'Hyperdome capita una volta nella vita. Pinguino, portali dove si trovano le armi. Per arrivarci dovete distruggere quel pupazzo di Lanterna Verde. No. No. Razza di... Esaltato! Brutto figlio di... Rinchiuso! Mia figlia... Sta merda! Costi struzzi... Ti ammazzo! Ti va... di parlarne? No. Stavo giusto per farlo io! Non dovreste stare qui. Sì, lo sappiamo. Perché siete ancora in città? Ogni minuto con voi è un minuto rubato a chi ha davvero bisogno di me. Ma non sarò più qui per salvarvi. E dove andrai, principessa? Il divertimento è tutto qui. Vi porterei a Hobbs Bay a salvare gli innocenti, se vi interessasse. Ma direi di no. Lasciate Metropolis finché potete. Ci proviamo! Oh, non dirlo a Waller! Non ci ha preso le granate. Generosa. Ah, non ha parlato di non far saltare la città mentre scappiamo, vero? Proprio no. Ma guardaci! Legissimi agli ordini! Alcuni miei uomini sono scomparsi durante un test. Mi serve che li troviate. Oh.
lanterna ci ha intrappolato. Qualche idea geniale dell'ultimo secondo? Allora sparagli e basta! I proiettili potrebbero ucciderti. A pensarci bene. Spara, Boomerang! Diana! Vieni fuori! Guarda che c'è! Nessuna resistenza! Me l'aspettavo! Ero qui a cercare una principessa amazzone e mi ritrovo la donna meno ricercata d'America! Wonder Woman è nostra amica! Dovrei fare fuori ognuno di noi per averla! Non mia! Non darla vinta a questo stronzo, Squalo! Lawton! Questa è una battaglia persa! Ok, interrogatorio potenziato. Spero che nessuno di voi sia attaccato alle unghie. Oh, Wonder Woman! Sai, ho sentito un'altra storia. Se n'è andata a... Hobbs Bay. Sì, l'hai mancata per un pelo. Un po' me l'aspettavo. Ma pensavo che si sarebbe arreso Deadshot. Beh, ho ancora da fare. Però non mi va di lasciarvi a bocca asciutta. Oh, e Deadshot! Sei preoccupato per Zoe, giusto? Farò in modo che sia al sicuro. Quando Brainiac l'avrà trasformata. Lanterna, stronzo, torna qui! Ora che tiri fuori, stronzo! Sta tornando. Cazzo, quello era Deadshot, quello era... No, dal diavolo, Squalo! Il pescato del giorno. Troviamo il modo di uscire da questo stupido stadio. È un campo da cricket davvero strano. Mi serve aiuto con questa porta. Sembra l'unica via d'uscita. Aggiornamento. Lanterna Verde ci ha sconfitto. Di nuovo? E siete ancora vivi? Boomer ha venduto Wonder Woman. Se l'è fatta sotto come un marmocchio sotto tortura. Insomma, peggio di così. C'è ancora un'unità Argus dispersa nella zona test di Gizmo. Avete l'ordine di recarvi lì, incontrare il colonnello Flag e partecipare all'operazione di recupero. Chi è questo Gizmo? Non è importante. Riportate qui il personale Argus. Cos'è Argus? Boomerang, posso ucciderti letteralmente quando voglio. Sono arrivato sul posto. Abbiamo mancato una quantità impressionante di caos su ruote. Armi nuove per voi, TFX. Per effettuare questo salvataggio, servirà la tecnologia rimpicciolente presa dalla sala della giustizia. Rimpicciolisce e protegge. È come mettere delle persone dentro a un giocattolo. La userete per portare la gente all'autobus. I miei uomini si sono nascosti qui dopo che il test sul campo di un veicolo è andato in malora. Quindi, usando della tecnologia non testata, troviamo i tuoi soldati, li rimpiccioliamo e li riportiamo indietro. Io li troverò. Eseguirò una scansione per cercare segni di vita. Il problema è che attireremo l'attenzione dei nemici su di noi e su di loro. Un attimo. Quei poveracci erano al sicuro prima che arrivassimo? No, cioè, sì. Cazzo, TFX! Mettetevi al lavoro! Sapete come si fa. Confermate le uccisioni e tirate fuori i miei. Andiamo. Forza, ripristinateli e metteteli sul bus. Il tempo passa. È ora di tornare alla sala della giustizia, TFX. Avete il biglietto per una corsa sul bus. Io lo chiamo Flagship. Non fate battute. Ok, squadra. Rapporto, poi controllo medico. Ah, finalmente buone notizie! I dottori hanno la roba buona. Oh, non per voi, Task Force X. Voi adesso dovrete andare a conoscere il signor Gizmo. Là c'è la sua officina.
Sei tu, Gizmo? È un gerbillo, idiota! Ah! Ok, vediamo un po'. Un pompato, una matta, un'offesa al buon gusto di chiunque e un barbone. Perfetti. Lo so. Perfetti per cosa? Per il crash test. Sono Gizmo. L'Argus non è riuscita a portare le armi, perciò mi ha reclutato per rendere letali alcuni veicoli locali. Bene, mi serve qualcuno sacrificabile al posto di guida. Col cazzo che guido quel coso. Non farti infartare, steroide, c'è di peggio. Fatemi da cavia. Senza offesa, amico. E vi fornirò dei veicoli compatti, completi e letali. Ma prima, il capo vi vuole al circolino segreto dei supereroi. L'ascensore. Anche se mi ha messo una bomba nel cervello, mi piacciono quelle con le palle. E Waller ha le palle d'acciaio. Ora via. Lanterna verde è ciò che ci separa dalla nave Teschio. Ma non siete affatto pronti per affrontarlo. Ecco perché la squadra di supporto si farà in quattro per equipaggiarvi a dovere. Salteremo pure i controlli di routine. Dunque, Hack vi aspetta in città, ha informazioni e potenziamenti. Beh, che fate ancora qui, TFX? Un bel bottino, ma se devo sentire ancora Flag che abbaia... Rapisci il pinguino, schiaccia quegli insetti, sporo quel tizio! Ancora un ordine e da dimetto! TFX, recuperate il pacco di Gizmo prima della missione. Andate dove è indicato e buona fortuna. Va bene, come dirti di no? Capisco come si sente qui. Oh, anch'io! Di solito sarei contento di vedere Batman, ma il mondo è cambiato. Avete fatto progressi, Task Force X. Ora sgancerò i limitatori delle bombe. Accesso all'isola libero. Quindi potete vedervela con lanterna verde. Non fate casini. Ho autorizzato la vostra squadra di supporto a proporvi delle missioni solo per migliorare il vostro arsenale. Non si tratta di fare team building. Mi aspetto dei risultati. Andiamo. Adesso volete venire tutti con me ad ammazzare Lanterna? No, è per il nostro sotterfugio alla LexCorp. Sotterfugio? Chiamalo mordi e fuggi, squalo. Se qualcuno mi sente, aprite la porta! Non hai detto per favore? Dutchad non l'ha detto! Ah, allora sì che avrebbe funzionato. Non mi interessa come siate arrivati qui. Sono al 50° piano e devo uscire. Vi prego! Sentito? Sbrighiamoci. Livello di autorizzazione? X. Controllo. Ce ne avete messo? È sicuro là fuori? Potete farmi uscire? Vi apro le porte. Oh cielo, grazie. Un attimo. Che tipo di supereroi avete detto di essere... Ok, lo ammetto. Luthor mi ha fatto fare ricerche sulla nave, i Coluani. Non ce ne frega davvero un cazzo! Vogliamo solo toglierci le bombe della Waller dalla... ora! È tutto qui? Ma certo! Poi mi lascerete libero? Dipende da te. Andiamo. Questa tecnologia è unica al mondo. E spiantare dei naniti dalla corteccia... Non me ne frega un cazzo. Muoviti. Ok.
Ok, dovrebbe essere un'operazione indolore. È stata un'idea loro! 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 Dammi immediatamente l'accesso ai file di Luthor e forse ti risparmierò l'altra gamba. Temo che non sia possibile. La direttrice Waller in persona. Immagino non abbia portato un mandato. Comunque non mi importa. I miei segreti sono miei. Ascoltami bene, Luthor. Grazie di tutto, Abersen. Puoi congedarti. Cosa? Elimina tutti. Lavoro per te da 20 anni, Lex. Hack, fermalo! Ci sto lavorando, salvo il possibile. Task Force X. Non avete tradito la mia fiducia perché non l'avete mai avuta. Contavo su una vostra fuga per poter entrare alla LexCorp. Gli umani sanno solo manipolare. Mio padre non avrebbe mai permesso. Io sono tuo padre, squalo! Ne vale per tutti voi! Io sono vostro padre! E quelle bombe rimangono dove sono. No. Meglio che vi entri in testa, soprattutto se volete averne una. Ora. Luthor è in vantaggio. Noi non abbiamo niente. Come intendete rimediare? Beh, Ivy era qui, capo. Magari possiamo chiedere a lei. Ma Ivy? Poison Ivy? La Poison Ivy morta dopo che lo spaventapasseri ha abrasato Gotham? Quella? Ho l'impressione che non stia più guardando l'erba dalla parte delle radici. Trovatela. Voglio interrogarla io stessa. D'accordo. Ma come facciamo? Bel lavoro, compagni. Ci hanno sconfitti, ma almeno senza dolore. Beh, potreste chiedere aiuto a un motore di ricerca vivente. Ho dato un'occhiata ai database della League. Batman ha scoperto come trovare la vostra pianta umana. Questa Ivy ha i poteri di una dea. Spiarla è qualcosa di profano. Mi sa che il pipistrello non si fa tanti scrupoli. Ha costruito un rilevatore di feromoni. Ho fatto una modifica. Se Ivy è qui, il rilevatore la troverà. Il localizzatore funziona? Potrebbe essere tratto in inganno dai feromoni di Boomer. È carico! Macismo concentrato. Paura? Vergogna? E... E un odore rancido. Il macismo è l'ultimo! Allora è lei. La facevo più alta. Ma fai sul serio? Poison Ivy è rossa. Questa è una pianta.
Sei l'uomo più stupido! Non è fatta di carne. È una di quelle alternative vegetariane. Non ti conosco, ma i miei feromoni si ricordano di te. Strane sensazioni. Dillo a me! Non pensavo di trovarti in versione mignon. Non ti ricordi? Harley Ivy Forever? Scritto con fiamme alte 10 piani! No. Cavolo, l'ex ti ha davvero ridotto male questa volta. È rossa. Anche quel vestito te l'ha dato lui. No, l'ho preso. Scappando. Mi ha chiuso in una stanza nella sua torre. Se lavoravo a ciò che voleva, mi dava un'ora di sole al giorno, tutti i giorni. Cosa voleva? Armi, renderle efficaci quando si tratta di invasori alieni. Sapete, soffrono le tossine delle piante. E io so tutto sulle tossine delle piante. Lo sappiamo. Per quello ti chiami Poison Ivy. È solo Ivy, lurido. Dove si trova Lex? Non lo so. Si sarà spaventato. Lui è partito con la sua tuta robot gigante. Conosco quello sguardo che stai per uccidere. I corrotti che sono in arrivo. Tutti quanti stanno avvelenando la terra con i loro corpacci. Così li ho attirati qui. La forza della natura mi piace. Oh, lei è la mia amica Daphne. Insieme creiamo spore che soffocano gli alieni. Assicuratevi che Daphne non muoia, o voi sarete i prossimi. Waller, Lex è fuggito in un'armatura e Ivy è una mini ecoterrorista. Passo e chiudo. Come siamo finiti ad abbracciare una pianta gigante? Ho delle allergie! Non vi interessa? No! Ah! Rapporto Task Force X. Avete Ivy con voi? Sì! Beh, è una storia divertentissima. Il colonnello Flag è in arrivo. Devo fare un riposino. Ma voglio anche trovare Lex e soffocarlo amorevolmente in un baccello. Un attimo, piccola. Che voglia di pizzicare quelle guanciotte verdi! Quinn! Sentite, qui siamo tutti cattivi. Fin qui ti seguo. Ma mettere una bomba in testa a una ragazzina, non vi sembra esagerato? E non una qualsiasi, la mia ragazzina! Oh, così sembra viscido. Non è solo una ragazzina, ma dovrebbe crescere libera. Flag sta arrivando! Non possiamo certo farla scappare! Invece è proprio quello che faremo. Non augurerei a nessuno di servire la Waller. Neanch'io, bello. Ma potremmo essere meno servi se riuscissimo a mollarle Ivy. Ok, è deciso. Facciamo schifo, ma non troppo... Ehi! Ehi! Ok, ora di morire. Sono stanca degli umani. E Daphne ha fame. L'ho fatto io, ok? Io le ho messo quella cazzo di bomba in testa secoli cosa? Fa. Cosa? Che cosa? Pensavo fossimo d'accordo! Non mi fido di lei! È una carota! Rossa, ci faremo perdonare. Io e te ne abbiamo passate tante. Tipo con il mio ex. Mm.
Le bombe sono i collari elettrificati dell'anno. Non sono male, poi non devi neanche preoccuparti di abbinarli. Riposo, Harkness. Ragazzina, vuoi conoscere un pinguino? Ti piacerebbe una serra tutta tua? Li odio i pinguini! Sai, ti capisco. Sei stanca, arrabbiata. Lo so, è normale con questi quattro. Dai, andiamo, vieni con me. Ok. Flag ci sa stranamente fare coi bambini. E io avevo paura di Zoe. Vi prego, fatela smettere! O uccidetemi! Harley, ti prego, per favore! Era ora lo chiedessi. Pinguino! Facciamo un gioco! Tu sei Victor Freeze e io la geniale scienziata! No! Sì! Razza di piccola verdina! Chi l'avrebbe mai detto? Pare che tu le piaccia questa volta, Ozzy! Altrimenti saresti già... Ha già mandato 5 agenti Argus in infermeria! Assiderati! Mentre cambiavo l'acqua al pinguino! Te lo mostro dopo. Ma che succede? Perché è così agitata, Cobblepot? Pinguino! I grandi stanno parlando! Quindi ti hanno parcheggiato qui, Hack? Venite, gente! Ho qualcosa da darvi, ma dove... Amo com'è arredato il posto, Hack! Grazie, Queen. È piccolo, ma meglio della gabbia di Faraday in cui mi teneva Waller. Quindi... Walla mi dice che hai un localizzatore per trovare Lex. Segue il suo battito cardiaco fino a 8 chilometri. Adesso dovreste vederlo. Seguite il puntino e troverete quel riccone pelato. Ah, prima di andarvene, passate da Cash. Vuole farvi fare qualcosa di buono. Amo le mazzette, ma mai quanto congelai dei disgraziati. Ma non abbiamo ancora congelato nessuno. Lo so. Un momento. Come sappiamo che Luthor non sta con gli invasori? Non sarebbe una brutta mossa. Boomerang, non pensarci minimamente. Guarda sto posto. Forse ho trovato Lex. Qui. Salve, bellezza! Ancora una volta il tuo esile corpo ti tradisce, Boomerang. Fermo, squalo! Non... Harley! Tiraci fuori! Harley! Non ci toccare! Ma dirmi che non posso mi fa venire ancora più voglia di farlo, sapete? No! Harley, no! Ma... Figata! Mi aspettavo di prendere almeno uno di voi, almeno. Lex! Lo sanno tutti che superiamo le aspettative! Arrenditi, Luthor! Sei alle strette! Non hai scampo! Beh... Lo vorrei un esercito come te. Dopo un po' che lo conosci diventa una delusione. Mi sembra valga per tutti voi. Dite a Waller... di starsene fuori dai piedi. Se volete scusarmi, il piano per neutralizzare la Justice League comincia. Ora. Credo proprio che mi divertirò. Stai bene?
Dove cazzo? Ormai ci sei, Lex. Oh, merda. Andiamo. C'è ancora Flash. Forza. Flash buono o Flash cattivo? Oh, Flash cattivo. Sappiamo che ti aiutano. Parlami del tuo amichetto. Risparmiati qualche osso rotto. Sparagli, forza! Quello è Flash! Fai prima a dargli il proiettile. L'hai colpito? Oh, fulmine! Avete veramente fatto tutta questa fatica solo per poter prendere un'armatura sudaticcia? Sai che tutto va a puttane quando... Sul serio! Più lento di così si muore! Comunque, quello che stavo cercando di dire... Indovino! Brainiac sta per fare qualche roba brutta a Luthor e noi siamo i prossimi! Bla bla! Cazzate! Sì! Dacci solo il professor Pelatoni e noi ce la filiamo! Così potete rivenderlo per un paio di birre? No, no, no. Brainiac ha bisogno di Luthor e... Anzi... Un secondo. Hello, Brainiac! Ci siamo? Bene. Avrai Luthor molto presto. Novità! Se davvero volete Luthor, dovete solamente prendervelo. Pensavo che ci avrebbe fregato a sto giro! Pensa che riusciamo a sentirlo? Con scritto Luthor sopra! Se lo ignoriamo, se ne andrà? Signora, c'è un grosso bersaglio a Constitution Plaza. Task Force 6, cos'era? Flash è vivo e in squadra con Brainiac. E dille anche del pistolone! E ha preso Luthor. Una cosa alla volta, cazzo! Quell'arma scatenerà un inferno. Se avete anche solo una possibilità di distruggerla, fatelo. Non importa come. Ci siamo capiti? Sì! Siamo fottuti! C'eravate quasi, ma ora vuole davvero ucciderti! Quell'arma è fuori dalla zona operativa e voi quattro siete ancora in piedi. Una notizia buona e una meno buona, TFX. E sfiltriamo Luthor prima che torni Flash. Ehi! Credo che Luthor sia ancora qui.
quindi, com'è andata a finire la faccenda, ammazzo Flash? Sei ancora in corso. Ho del lavoro fuori dai piedi. Waller dice che ci sarai utile. Vieni con noi. No. Io resto qui. Waller è così miope. Non c'è una soluzione facile a una simile tragedia. Per porre fine all'invasione bisogna... Ma perché lo sto spiegando ai Lacchè? Toglietevi! Buongiorno, Dormiglione. C'è un interrogatorio per te. Oh! Caffè? Rimani sveglio stavolta, sai, per la tortura. Disgustoso. Ok, qui abbiamo finito. Oh, ehi! Pensi davvero che ti lascerò andare via così? Per spifferare tutto a quei tizi? Pensi davvero che possano fermarci? No. Ma io sì. Oh, merda! Fuoco! Ottimo, Lex! Le tue invenzioni di solito fanno cacare, ma questa... Ah! Avete visto? Ce l'ha un cuore. Prendi! Oh! Cosa pensavate? Uscire fuori dalle celle, arrivare e risolvere tutto. Patetici. Patetici! Ha parlato proprio la bella marionetta dell'uomo spaziale. Ok, Boomer. Vuoi vedere che cosa sa fare questa marionetta? Guarda bene. Attento, Boomer! Ora ucciderò i tuoi piccoli amici. Oh no! Harley è a terra! Qualcuno la aiuti! No? Ok. Wonder Woman! Alla fine Lanterna ti ha trovato. Oh, beh, direi proprio di sì. Flash, ora come lo fermo? Non puoi. Brainiac trasformerà la Terra in una nuova Colo. Certo, dovremo uccidere ogni uomo, donna, bambino e cane. Barry! Dimmelo, ti prego! Barry! Uccidici, Diana! Dobbiamo morire per salvarli! Barry!
È duro far fuori i propri amici, principessa. Sai, uccidere Flash è nelle cose da fare. Perché non ci aiuti? Non l'hai fatta finire. Uniamo le forze. Barry, che cazzo è Barry? Io lotto per la pace. Ho giurato di non colpire se adirata. Voi quattro mi state davvero mettendo alla prova! Scherzi! C'è puzza di pie... Squalo, tu puoi vedere al buio, vero? No, non posso. Ma allora è vero che gli squali sono inutili. Harley? Perché non chiedi a quello con la cazzo di maschera tattica? Ah, giusto. Deadshot? Fly? Zitti! Tacete! Odio gli spazi stretti, mi manca l'aria e sono bloccato qui con voi stronzi! Finalmente parole di conforto. Qualcuno mi tocca. Non io. In realtà, forse sono io. Non mi dispiace. Pensavo fosse una maniglia. Ehi, a cosa mi sto tenendo? Lo giuro, vi ucciderò tutti tesoro, quanti. Tesoro, tranquillo. Fai un bel respirone profondo, ok? La mamma adesso ci tira fuori da qui. No! Hai perso di nuovo la testa, cazzo! Devo sedermi o appoggiarmi. Ora mi toccano tutti. No, sono ancora io. Mi sa che non ci sono maniglie da queste parti. State tutti zitti! Ma sei stata tu! Fatemi uscire subito di qui! Ehi voi! Se siete chi immagino siate, spero non me ne farete pentire. È la nota giornalista Lois Lane. D'accordo, vi faccio uscire. Scusate se non mi metterò a stringervi la mano. Oddio, cosa non si fa per una storia? Lane? Lane, ci sei ancora? Mm-hmm. La domanda è cosa ci fate voi a Metropolis? Finire in posti in cui non vogliamo stare è nel nostro stile. Mm-hmm. E Superman? L'avete visto? Per niente. Forse Brainiac lo prepara per un'atrocità peggiore. Oh no. Se fosse contro di noi, avremmo bisogno di ogni eroe. Anche di voi. Forse un po' romanzato, ma ok. C'è un'uscita nell'ufficio di Perry. Buona fortuna. Non rubare la cancelleria, Capitan Boomerang. Sì, come no. Non è il ritratto giornalistico che mi aspettavo. TFX, Luthor? Morto stecchito. E Flash? Non c'è più. Non ho ancora deciso di che morte farvi morire, ma sicuramente non vi piacerà. Ritornate alla sala della giustizia. Ehi! Non ha detto passo e chiudo!
Deve essere bella cotta. Se completassimo delle missioni per l'Argus, forse Waller sarebbe più compassionevole. Sì, e poi tutti al mare a Bel Rev. A Bel Rev non c'è il mare. Capisco, signor Presidente. Grazie del suo tempo. Quindi, Flash è ancora vivo. Datemi una buona ragione per cui non dovrei porre fine a questa missione e alle vostre vite. Quel demone è fuori controllo. Beh, ho passato gran parte della mia splendida vita cercando di uccidere quel bastardo. E vi dico una cosa, quello non è Flash. È come posseduto. Posseduto, plagiato, non mi interessa. Se vi do un ordine, mi aspetto... Attenzione, rilevato intruso all'ingresso principale. Hack! Qualcosa disturba gli scanner biometrici all'entrata. Abbiamo compagnia. TFX alla porta! Ciao, mi chiamo Hiro. Voi volete salvare il mondo? Prendilo. Per la miseria! Funziona! Ce l'ho fatta! Allora sono un genio! Sembrerebbe un metaumano. Mi piacerebbe, ma sono un ingegnere meccanico. Cioè, ho riparato questa roba antiforza della velocità. Somiglia a quella che ho fatto per ottenere un autografo di Flash. Sono un grande fan. Salve. Invento cose, tipo questo. È il mio superpotere. Mi faccio chiamare Giocattolaio. Avrei detto Giocattolagna, credete? Momento! Quello è il santuario? Avete accesso al nascondiglio segreto della Justice League? Signora, mi farebbe entrare lì dentro? So tutto di microtecnologie e della Justice League sarò al vostro servizio. Con le mie invenzioni! Dai, Jobu, omai janai yo? Ok. Boom! Rivincita, piccolo stronzo. Wow! Cos'è? L'iniziazione? Esatto, iniziazione. Complimentoni. Fantastico! Oh, ma è adorabile! Morirà presto. Quell'affare che hai sulla mano. Fanne degli altri. 4. Uccide... Cioè, cattureremo Flash. Tekikara, eneru gyu wo atsumerareru no kana? Sì, dovrebbe funzionare. Tutto quello che vi serve. È questo. Ok, ragazzino, andiamo. Vogliamo vedere cosa sai fare. Certo, nuovo amico. Non siamo amici. Cammina. Giocattolaio. Andate a prendere il necessario. Sto davanti. È tutto ok. Siamo solo nel mezzo di una tempesta di forza della velocità con un camioncino giocattolo. Oh, meglio così che il contrario. Quindi, che cosa facciamo adesso?
e non schiacciati. Ecco, gli alieni a cui Flash stava dando ordini dovrebbero avere dei residui di forza della velocità. L'esperienza audiovisiva del mio furgone li attirerà a pacchi da voi. Dovete solo eliminarli e raccogliere i frammenti di dati. Il furgone ha funzionato! Siete stati grandi! Viva noi! Questo è il separatore di forza della velocità Mark II. Rende più difficile per Flash usare i suoi poteri. Quando è in funzione, riduce i danni da forza della velocità. E quando Flash si stanca dopo un attacco forte, potreste persino riuscire a colpirlo. In modo non letale, ok? Il test anti-flash è stato un successo. Il più grande ottenuto in questa operazione. Non hai ancora visto niente, Wallaby. Io prenderò Flash! Solo mi serve il giusto palcoscenico. Una cosa che ho imparato dal mio ex è che niente al mondo dice scontro drammatico più di un Luna Park. O un'acciaieria. O un teatro. Oh, scelgo il Luna Park. Loomis Land. Non è una brutta idea. Mi piacciono tanto i parchi divertimento. Non mi importa dove. Basta che lo facciate. Task Force 6. Abbiamo fatto delle simulazioni sulle vostre possibilità contro Flash. In breve, siete sotto al livello soglia. Insomma, praticamente siamo al livello soglia. Avete perso 573 volte. Ma ne avete vinte due. Possiamo fare di meglio. O magari avremo culo. Hack, devi connettere il telefono di Waller a tutte le televisioni che ci sono a Metropolis. Va bene. Dov'è il mio telefono? Buongiorno, Metropolis. Chi vi sta parlando è l'unico, il solo, Capitan Boomerang. E aiutanti. Cosa ti ho detto? Io non sono la spalla di nessuno! Ehi, Flash, sto dicendo a te! Solo uno di noi può permettersi roba rossa aderente, non sei tu, capito? Mi avete rubato il telefono! È un reato federale! Sì, noi vogliamo la rivincita, Flash! Una rivalsa! Sarà uno spettacolo d'altri tempi! Fenomeni da baraccone allo sbaraglio! Incredibile! A proposito! Che cosa fai, bello? Sto sorridendo. Oh, giusto! Terrorizza il bastardo! Perfetto! Quando penso alla Justice League, penso a Wonder Woman! Superman, Lanterna Verde, Batman! Non vuoi metterti contro di loro? Ma tu, Barry, sei la mascotte della squadra, non è vero? La linea comica, il cazzaro che corre veloce. Sì, è l'anello debole della catena, gente. L'uomo più veloce del mondo, stando a quello che dicono le sue fidanzate. Flash! Scusa! Ehi, Metropolis! Vi piacciono le esecuzioni? Beh, allora restate lì. Oppure vi spezzo le dita. Allora, che te ne pare, Barry? Avete visto? Ditemi che avete visto! Era tipo, che te ne pare? Abbiamo visto. Ora tira fuori la pistola! Wow, ragazzi! Avete rimesso insieme l'aggeggio antiforza della velocità di Lex! Wow, ne avete uno tutti quanti! Chi ve li ha dati? Chi parla per primo, muore per ultimo!
Volevo davvero prendervi uno alla volta e correre fino a strapparvi la pelle dalle ossa. Attrito! Fa un male cane, sapete. Non ho bisogno di toccarti per farti a pezzi. Ora giochiamo! Salve, squadra. Spero davvero che Flash sia un tipo ragionevole, ma per andare sul sicuro, contrattaccatelo per tenere carichi i separatori di forza della velocità. Se rimanete a secco, può farvi a pezzi con la forza della velocità senza che riusciate a toccarlo, ma probabilmente non ve ne accorgereste. Flash fatica a servirsi della forza della velocità. La nostra tecnologia funziona. Sparategli prima che sia pronto! Prima che ci faccia un culo così! Ehi, Boomerang! Prendi! Che sagome! Voi e la vostra convinzione di sopravvivere! Ok, qualche sorpresa, ma ne ho anche io qualcuna. Sono un po' impegnato a salvare il mondo con Brainiac, quindi finiamola in fretta, ok? Ok. Calpestate una mina, dai! E dai! Morirai, demone della velocità! Fatemi solo riprendere fiato. Vi ucciderò tra un momento. Colpite ora mentre Flash prepara il suo attacco! Spero che vi siate portati l'ombrello! Sta per arrivare un tornado! E quando riprenderò fiato, vi farò scoppiare i polmoni! E così Flash si è spento. Ci ha salvati, ma lo abbiamo ucciso. In qualità di guerrieri, mostreremo rispetto all'eroe caduto. Contieniti, amico. Oh, cazzo. Complimenti. Ha senso. Gli dèi ti hanno concesso almeno un dono. Hai avuto quello che volevi, Boomer? Peccato nessuno abbia visto. Beh, l'ho visto io, ok? Sentite, non voglio farla troppo lunga. Oh, meno male, ce ne siamo già. Ho preparato un discorso. È volontariamente lungo. Accomodatevi. Squally, so che adori la roba melensa. Ebbene sì. A tutti i miei numerosissimi fan, purtroppo maschi. Non credo che abbiano apprezzato il tuo spettacolino. Via! Mi è sembrato piuttosto breve. Sì, peccato non poter sentire il resto. Tranquilli! Avremo tempo per le parole. Era il primo amico che ho avuto nella League. Dovevamo vedere la nuova Colu insieme. Vi pentirete di essere in libertà. Oh! Serve un'altra lezione criminale? Sì, su come infilarti uno stivale in quel culo verde! Deadshot! Ci farà diventare ketchup se non scappiamo! Ti conviene dare ascolto alla pazza. Finirete come ketchup. Ah! Credo che stavolta finirà diversamente. Altra insubordinazione. Ok, Floyd. Perdonami. Aver ucciso il tuo primo fidanzatino mi ha dato la carica. Ma che cazzo?
Lasciami andare! Waller! Sono abbastanza sicura che siamo morti e questo è l'inferno! Passo! Waller! Si può sapere cosa sta succedendo? Dobbiamo capire come tornare a Metropolis. Gente? Siamo ancora a Metropolis. Localizzatori per Luthor. Da qui non faremo un cazzo e siamo esposti. Qualcuno ha un'idea migliore che seguire il battito di un morto? Io non ce l'ho. Ma sì, cerchiamo l'ex morto a Mortopolis. Ah, certo, perché no? Wow, è la sala della giustizia. Ed è stata sfasciata. Oh, immagino che sto posto abbia dei pro e dei contro. La sala della giustizia deserta. I dati sono giusti, perché tutto il resto non mi torna. Tre anni passati a scavare tra le macerie di un mondo ormai morente, elaborando un piano di fuga. E avete mandato tutto all'aria in 3 minuti! Ciao, cerchiamo l'ex Luthor. Pelatone, ricco, grosso buco nel petto. Questo è Luthor. Stesso odore. Più o meno. Ah, ma dai! Lo abbiamo visto tutti! Se questo è lui! Come fa ad avere tutti sti capelli? I miei capelli non sono... Oh! Di tutti quelli che poteva mandare. Questo spiega perché siete vestiti come Deadshot e Lady Boomerang. Sistematevi e incontriamoci di sopra. Dobbiamo muoverci in fretta. Aspetta. Avete detto che l'ex Luthor è morto? Ah, sì, bello, tipo... Che stolto. Andiamocene. No, no, no! Fermo! Fermo! Che diavolo succede? Dove siamo? Perché sei vivo? Che ne è di Metropolis? È un universo parallelo. Sì, questo è un universo parallelo. Per voi sarebbe Terra 2. Invasa. Sconfitta. E ora, Terra formata. Ero in contatto con il vostro Lex Luthor. Lo stavo preparando per Break. Gli intrusi. Datevi una mossa e scaricate ogni cesso finché non li avrete trovati. Floyd Lawton è mio. Ho qualcosa di speciale per lui. Di sopra. Ora. Rossi, perché fai il capo? Chi è morto? Tutti sul pianeta.
unità di stoccaggio di Brainiac, ovvero popolazione umana che attende di venire arruolata per combattere sul vostro mondo. E perché non li hai fatti saltare? Fai un esercito! Sconfiggi Brainiac! Fa qualcosa, cazzo! E questo sarebbe il livello di strategia che adopera il vostro boomerang. Momento! Non ho ancora capito come ha fatto Lex a fingersi morto. Finto la sua... boomerang! Cosa pensi stia succedendo ora? A essere onesto, non sono stato molto attento. Però azzardo. Viaggi nel tempo? Non sono il vostro Lex. Questa non è la vostra dimensione. Ci troviamo in una linea temporale alternativa. E credo che Lady Boomerang l'avrebbe realizzato immediatamente. Povera cara Lady Boomerang. Ma su questo pianeta Colon c'è una spiaggia almeno? Colu. No. Siamo ancora nella fase polverosa del terraforming. Per continuare l'analogia, considerate queste strutture intelligenti di cristallo coluane come un'impalcatura. Tra qualche anno questo mondo sarà una copia più precisa di Colu, ma non ho intenzione di essere qui per vederlo. Teoricamente funziona. Sistemo questo. Quando vuoi, Lex. Quando vuoi. Ancora due calcoli. Alla donna per eccesso! Niente sabbia, niente aria filtrata. In effetti c'è puzza di morto. Ma ora sono libero. Ci siete tutti? Boomer? Ah! Sono qui! State tranquilli, ci sono! Sì, eravamo preoccupatissimi! Ricevete! Ripeto, Task Force 6, mi ricevete? Waller, sì, c'è un problema. Lo spero. Sarà meglio per voi che abbiate un motivo. Vi ucciderò, certo. Com'è? Abbiamo ucciso Flash? Di nulla! E siamo anche finiti in un'altra cazzo di dimensione? Eravate là. Come diavolo siete tornati? Beh, grazie di averlo chiesto, perché... Aspetta, cara. Cara, un bel cazzo! Cosa avete fatto? La vostra Waller non può sapere di me. Scusa, amico, ma perché dovremmo mentire per te? Mi dispiace, ma consegnarti vivo può valerci uno sconto di pena di 30 anni. Giorno più, giorno meno. È la stessa offerta che la mia Waller ha fatto alla mia Task Force X. Queen! Non... capisco! Entro! Galleria! Ero reclutato nel suo sistema come voi. Rispondi! Le sue scelte vi hanno ucciso. Sembra proprio lei. Anche noi. Waller è un mostro, credetemi. Portate questo al computer del santuario. Quinn, rispondi! Parla ora! O giuro che tacerete per sempre. Noi... la radio è andata. Denning, vieni qua! L'aggiornamento radio non doveva dare problemi. Ne ho abbastanza. Adesso porti il culo al garage e spazzi la merda del gerbillo. Sì, cazzo! Dai, Denning! Datti una regolata, bello! Pessimo, Denning. Con voi parleremo di questa altra dimensione. Tornate alla sala della giustizia. Passo e chiudo. Sei in debito. E mi sdebiterò. Forza, dai! Questa tecnologia adattiva aumenterà la letalità delle vostre armi. Non ho mai ricevuto lamentele, ma... come funzionerebbe? È una rete neurale autocorrettiva. Come funziona?
È dura per lei. Come per tutti. Vi do un consiglio. Non sognatevi di cazzeggiare. Dico a te, Boomerang. Intesi. Mm-hmm. E l'aggiornamento per il signor presidente? Può baciarmi il culo. Novità sulla LexCorp? Sto ancora cercando tra i dati decrittati raccolti alla LexCorp. Luthor sapeva della fine degli altri mondi da 2 anni. Ma è tutto, Hack. Mandando? Eravate lì, quindi com'era? La loro terra era distrutta. 8 miliardi di morti. Stesse nostre risorse, stesse difese. E hanno perso. Ma noi no. Colonnello! La nave Teschio è schermata contro le armi convenzionali. Tutto questo è opera di Lanterna Verde. Finché Lanterna sarà vivo, quella nave sarà sulle nostre teste. Per fortuna, abbiamo 4 assassini che hanno ammazzato il loro primo meta e sembrano pronti per portare a casa un'altra vittoria. Ah, senza fare il guastafeste, le ultime volte che abbiamo provato a fare rissa con il nostro amico Verdone, le abbiamo prese di brutto. Ma che problema hai? Senti, Flag, non siamo poi così diversi. Dico solo, se hai bisogno, io ci sono. Non farlo. Non esserci. Colonnello Flag, comincio a pensare che avessi ragione. In effetti la Task Force X può funzionare anche come trio. Pensaci, ok? Era un'idea di Boomerang! Punitelo! Ho commesso un crimine informatico. Shh! Hack, fai il rapporto. C'è un picco. Un picco spaventoso proveniente dalla nave Teschio. Energia e calore elevatissimi. Che cosa stanno facendo? Uscite a fare una ricognizione, Task Force X. Voglio gli occhi su quella nave. Scommetto che Brainiac è uno che lascia le decorazioni di Halloween tutto l'anno. Mi chiedo quali palli dolcetti avrà in serbo per noi. Io eviterei di mangiare qualsiasi cosa ti offrisse. Ci sarà l'uvetta dentro, vero? E probabilmente uno stupido spazzolino. Non consiglierei di assaggiare la sua uvetta scaduta. La nave Teschio sta accumulando energia per andarsene. Cosa? L'abbiamo appena fatto fuori, no? A me sembrava morto. Ma poi Lex... Quello non è Flash. Ce ne sono troppi. Sono una sorta di Flashenstein. Quindi al cervello ambulante serviva tutta quell'energia per creare nuovi Flash? E poi sarei io lo spreco di energia. Che ne dite, avanzi di galera? Flash era mio amico. Ma adesso ne ho tanti altri attorno a me! Vedete, è Brainiac che mi ha aiutato a stanare voi 4. Non potete scappare dai miei Flash e nascondervi dai miei elicotteri potenziati. Lanterna chiudo. Ehi, Lex, è il tuo momento. È possibile avere un attimo di pace? Guarda che neanche qui è tutto rose e fiori, Lex 2. Dobbiamo fare fuori il cattivone verde e il suo scudo del cacchio. Chiaro? Incontriamoci alla Wayne Bank, Cavo 27. Il dispositivo vi farà entrare. Parla. Ma quindi... Bats, sì. A lui piace un sacco appendere la gente. Non prima di averli storpiati. Se non altro, quando finiva respiravano ancora. Non come questi poveretti. Classico Wayne.
Una banca soltanto per i suoi soldi. Non è per lui. Probabilmente ha dei conti offshore. Offshore? Sai, conti al mare. Oh. Questo è il posto. Trova una presa per l'aggeggio, squalo. I miliardari e i loro rifugi. Ah, mi manca il mio rifugio subacqueo. Il che? Zero allarmi. Beh, direi ottimo così. E così tanti saluti al laboratorio segreto. Wonder Squinty è qui. Non mettetemi in imbarazzo. Milady, lanciarci in un palazzo non è stato carino. Porca merda! Ma è criptonite! Dovrebbe essere in una spada, non uno scudo. Hai visto il massacro di sopra? I tuoi amici sono spacciati! Quante altre vite dovranno andare perdute mentre tu continui a provarci? Non accetto lezioni di moralità da uno squalo. Le piacciamo! Principesse, testarde a prescindere dall'origine. Io non posso essere lì. Sicurezza, in primis. Ma con quella del laboratorio disabilitata, credo di poter essere in grado di... Ecco, una facile acquisizione aziendale. Mi serve un attimo per trovare cosa cerchiamo. Un'arma per sconfiggere Lanterna Verde. Perché Batman ha armi simili? È alleato di Lanterna Verde. Perché è un ricco stronzo, sempre ad arraffare. Ah, senza offesa, eh? Tranquillo, io sono molto ricco. Hai finito? Ok, fine dei giochi. Che hai in mente, vecchio? Rivoglio la mia città. Se devo uccidere Brainiac per riprenderla, beh, è tutto marketing gratis. Ma lasciamo il sacrificio più eroico a Wonder Woman, hm? Posso essere un potente alleato. Potete fidarvi. Diversamente da chi è nella sala, io offro trasparenza. Quei cazzoni ce l'hanno davvero fatta. Beh, la terza è la volta buona. Ma se li conosco, non seguiranno gli ordini. Non avranno scelta. Brainiac controlla le menti in qualche maniera. Pensa cosa farebbe Largus con quel potere. Andata alla Justice League. Qualcuno dovrà tenere in riga i metaumani. E quelli siamo noi. E con la Task Force X? Se muoiono, bene. Se sopravviveranno, ci penseremo. In ogni caso, basta con le loro cazzate. Lo sapevo. Non è vero. Tu credevi saremmo stati liberi. Non so voi, gente, ma non ne posso più delle pugnalate alle spalle. Almeno diccelo in faccia, Waller. Ok, è chiaro. Siamo tra te, Waller, e tu fai un po' meno cagare. Aiutaci con Lanterna e la League e sei salvo. Per ora.
Eccellente. Ora con questi dispositivi dovreste riuscire a finire lo stato d'assedio di Lanterna Verde. Una batteria del corpo delle lanterne gialle. Wayne l'ha elaborata affinché annulli le abilità di Lanterna Verde. Questo dispositivo vi permetterà di destabilizzare i costrutti e rendere Lanterna vulnerabile. Bene, ora occupiamoci del poliziotto spaziale. Andiamo! Oppure potremmo fare tutt'altro. Tipo per dire rinforzarci, no? E non sono agitato! No! No comment. Ma quello era già un commento. Rapporto, Task Force X. Siete pronti per combattere Lanterna Verde? Avete un tentativo per neutralizzare lo scudo. Non sprecatelo. Ce la faremo. Pensavo che mi sarebbe toccato darvi la caccia. Come i fagiani. Ed eccovi qui. Ed eccoci qui. Lanterne gialle. Erano nelle scatole dei cereali. Cacchio, sono piccole. Piccole, ma spezzano la volontà di una lanterna. La tua com'è? Guardami bene. Sono tranquillo e rilassato. Tu invece, Floyd? Sto alla grande. Pronto a romperti il culo. E voi, gente? Io sono ero distratto. Parlare. State rovinando il mio momento di gloria. Nel giorno più splendente, nella notte più profonda, nessun malvagio sfugga alla mia ronda. E chi nel male si perde, si guardi dal mio potere la luce di Lanterna Verde. Siete in trincea, eh? Supporto aereo. Ripulite la zona! Pensavate davvero che le lanterne gialle avrebbero sfondato i miei scudi personali? Posso affrontare Sinestro quando mi pare e piace! Lasciate quelle lanterne e forse vi farò tornare nel buco dal quale siete usciti! Lasciate! State solo facendo casino e sprecando il mio tempo, criminali! Vi ho dato una possibilità! Potevate prendere parte a un nuovo mondo! Detto che la forza di Lanterna è terminata. Finiamolo! Quello scudo di merda regge! Lanterna Verde mantiene ancora un po' di controllo. Ehi, Lanterna. Sei ancora tranquillo e rilassato? Già, come pensavo. Non è facile a darmi pari, vero? A darmi pari? Sai, siete patetici. Quattro merdosi criminali che vogliono fermare una forza inarrestabile. Passerete dalla prigione di Waller a quella di Brainiac. Nah, non hai saputo. Usciamo per buona condotta. Non è vero. La nave è incazzata per Lanterna. Lo scudo è ancora attivo. Cosa? L'hai mancato? Cosa dovremmo fare ora? Stiamo anche finendo i tirapiedi di Brainiac. Potremmo aspettare che Batman salti fuori da un tombino e inizi a prenderci a pugni in testa. Potremmo sconfiggerlo. Tu non sai
sai quanti poveretti ho visto finire appesi per i piedi dopo aver detto io quando gli spacco il culo? E ora che il suo amore ammazza ammazza, scuoia scuoia, potrebbe farci fuori senza nemmeno... Ehi, che ti passa, squalo? Squalo? Cos'hai lì, bello? Qualcuno glielo levi? Ci provi tu? Il modo perfetto per massimizzare il tuo potenziale, Squally! Nel giorno più splendente! Nella notte più profonda! Nessun malvagio sfugga alla mia ronda. Colui che nel buio del mare si perde, si guardi dal mio potere. Lanterna Tiki Shark! Scudo andato. Ricevuto. Sarebbe stato pessimo mangiarci. Non facciamolo mai più. Vuole? Voglio ringraziarvi per il vostro servizio, TFX. Cosa? Ci avete dato un'apertura e la prendiamo. Convertiremo le vostre sentenze in encomi per i vostri sforzi. Impatto in 10. Waller sceglie 8. Sempre l'opzione nucleare. Nemmeno mi incazzo. È 6, stato orribile conoscervi. 5, 4, 3, 2, 1. Superman! Oh, cazzo, Superman! Kal-El! I tuoi amici sono spacciati. Te l'ha detto Flash. Quindi o ti svegli e ci dai una mano a prenderli a calci. Oppure ti levi dal cazzo. Vostra Altezza.
È ancora lì da qualche parte. Non importa cosa gli abbia fatto Brainiac. Posso ancora Nuovi ordini, Task Force X. Il mio convoglio è bloccato sulla strada per la Sala della Giustizia. Dovete intervenire subito! Ci butti un'atomica sulla testa e noi dovremmo correre a salvarti? I miei parametri vitali sono collegati alle vostre bombe ai naniti. Muoio io, morite voi. Ora muovetevi! Passo e chiudo. Oh, diamine. Scusa il ritardo. C'era un po' di traffico a causa di un fottutissimo attacco nucleare. Sei messa male. È andata, Waller. Quindi annulli le sentenze o preferisci tipo organizzare una cerimonia? Task Force Sex! Portatemi alla Sala della Giustizia. Gizmo, aiutaci! Una richiesta coraggiosa per essere una traditrice. Ci siamo già passati. Siete solo beni di consumo. Lo siete sempre stati. Siamo beni di consumo, con dei sentimenti! Discutetene tra voi più tardi. Gizmo! Gizmo, mi ricevi? Ci sono! Ti mando qualcosa di speciale! Ciao, bellezza! Ehi! Prudenza! Mandy è un prototipo! No! Addio, splendore! Forse l'atomica era meglio. Era ora che vedessi le cose dalla mia prospettiva. E Boomer dove cazzo è andato? Tranquilli. Tornerà indietro. Salite! Andate, guido io. Hai mai provato il gelato, Squally? Bravo, ragazzone! Waller, guida! Elimineremo tutto quello che si mette in mezzo. E se ne usciremo vivi, potrai tradirci ancora. Semplicemente ridicolo. Oh, sono scioccata! E Superman sta distruggendo la città! Abbiamo anche finito i gelati! Ho il dito sui vostri grilletti ora. Letteralmente. State incollati a questo furgone ed eliminate qualsiasi cosa mi ostacoli!
Oh, se le stanno dando di santa ragione laggiù, eh? Meglio lei che noi. Chi pensate saranno i prossimi se Wonder Woman non lo batterà? Comunque, Superman scatenato è davvero uno spettacolo incredibile. Vero, Squally? Ma non quando si scatena su di noi! Dobbiamo entrare nel santuario. Ora! Siete sicuri di voler morire qui? No! Allora aiutatemi! Mi basta uno di voi! Gli altri tre, invece, sono già morti! Avresti dovuto farlo, Squalo. È Superman! Ti farà il culo! Lei è dei nostri! Mi dispiace, Kal-El. Ugh.
avrebbe dovuto. Non cercare di parlare. Avrebbe dovuto ucciderlo. Si riprenderà. State pronti. Su, aiutami, squalo. Ci sono medici dentro. Pensavo che voi quattro non foste in grado di fare nulla. Spero di sbagliarmi. Probabilmente sarà solo svenuta, non è vero? Il suo cuore ha smesso di battere. Sei morta come hai vissuto. Una figa spaziale che non ha voluto ascoltarci. E ora che si fa? Task Force X, entrate! Doveva ucciderlo. Già. E invece no. No. Senza Wonder Woman, niente gli impedirà di curarsi e tornare. E allora sarà davvero la fine. Beh, forse no. Forse no. Hai forse qualcosa da aggiungere? Sì. Sono le dirette conseguenze della corruzione. Voglio dire che le conseguenze, sì, le conseguenze della corruzione hanno creato dei cambiamenti in Superman, nel suo DNA. Scommetto che hanno causato dei cambiamenti in Superman, nel suo DNA. Sì, insomma, ossa, roba così. Questi cambiamenti hanno interessato tutta la Justice League. Forse storie simili sono successe al resto della Justice League, no? Se potessi avere dei campioni, per esempio del Batman del vostro mondo. Se potessimo mettere le mani tipo su Batman, ancora vivo, potrei sviluppare un ammazza Superman. Potremmo buttare giù un coso ammazza Superman. Tutto quello che dovete fare è portarmi qui, Batman. Portatemi qui, Batman! No, aspetta. No, è fuori di testa, non facciamolo! Direttrice, non vorrà di certo crederci. Ok. E come diavolo pensate di poter trovare e portare qui così facilmente l'uomo più pericoloso al mondo? E che ne so? È Batman quello che trova te. Sapete? Come quella volta che ci ha pestati e poi si è preso Flash. Ora sarà imboscato in una delle sue batcaverne. Se è qualcosa nella Terra, posso trovarlo. Oh, ma Harley e i suoi amici devono aiutarmi. Se troverete il nascondiglio, non entrerete senza la firma biometrica di Batman. O la Batmobile. Batmobile. Scusate. Dicevo, io ho una Batmobile. E da quando? Il più bel pezzo di ingegneria meccanica mai realizzato. Direttrice?
Avete degli ordini, Task Force X. Degli ordini di Boomerang. Che Dio ci aiuti. Già. Trovate Caverna e Pipistrello. Portatelo alla sala della giustizia. Vivo. Coraggio, Isley. Su, andiamo. Tu e Gizmo avete del lavoro da fare. Squalo, dovessi parlare di nuovo a uno di questi cosi, sparami. Sì, lo farò. Ehi, Flower Power! Che hai fatto laggiù? Quando Brainiac sarà mio, la pagherà! Avvelenerò il suo sangue e lo guarderò bruciare da dentro! Tesoro, ora ci servi concentrata per riuscire a trovare quella Batcaverna. Poi noi ti aiutiamo con Brainiac e le tue radici, ok? Lo giuri? Lo giuro. Sulle nostre quattro vite. Le mie piante hanno trovato diverse caverne umane a Metropolis, ma solo alcune combaciano con i dati di Hack. Posso distruggere le altre? Magari dopo, ciccina. Ora abbiamo bisogno di entrarci. Gizmo, dov'è la nostra Batmobile? Arriva! Ecco qui, merda! Cazzo è questa? Il sogno di tutti i bambini! Piace anche al gerbillo! Ci hai mentito! Beh, ma è un gerbillo! Chissà che cosa pensa! Ci hai promesso una Batmobile, non una Batmerda! Batmerda? Questa bimba è equipaggiata con mascheratori Wayne-Tech! Tutte le invenzioni di Bruce Wayne penseranno che questa meraviglia sia la Batmobile. Avete capito? Con sto gran cazzo che ci entro. A voi quattro è vietato l'accesso comunque. Ci vedremo al punto indicato da Pollice Verde. Trattenete le orde urlanti, io farò un po' di scavi digitali e il gioco è fatto. Ma noi non stiamo giocando. Posso decidere io il gioco? Io me ne vado. Osservate il maestro. Dirigerò l'energia dal reattore allo spoofer della Wayne. Fermi tutti. Ha detto reattore. Handshake avviata, voltaggio pericolosamente alto. Sentite che belle fusa che fa. Ora ha detto oh merda. Ho detto che vi facevo entrare. Ok. Tutti pronti? Per entrare nella caverna o per menare Batman? In realtà non è che me la sente in ogni caso. Non temo una morte certa e probabilmente violenta. Non possiamo competere con Bats a livello di gadget, Deadshot. Lui è il re dei gadget e della fissa per i pipistrelli. Claustrofobico Floyd. Eh? No, no. Mi preparo ad affrontare Batman. Ho fiducia nel fatto che non faremo una magra figura come la prima. Non saprei. Quella volta non siamo morti. A sto giro ci ammazza di sicuro, eh? Non se prima gli spariamo. O almeno il mio piano è questo. Molto buio qui. Uomo pipistrello, non l'uomo... squalo. A chi piace la luce? Agli squali. Gente, attenti! Lo vedo. E lui non ci ha visto. Che strategia abbiamo? Tiriamo giù la porta e gli spariamo. Deadshot? Sì, per me va bene.
Fatelo fuori! Se vedi questo, Robin, sono stato compromesso. Volevo dirti addio, Tim. Dopo tutto quanto, sono orgoglioso che tu, Nightwing e Oracle siate miei amici. Non riesco a guardare Batman che piange. L'attivazione di questo ologramma significa che io e forse tutta la League siamo fuori controllo. Questa è la parte dove dice che ha un piano. I protocolli Bubble sono attivi. Ho sviluppato contromisure per poter annullare il resto della League. Ho usato una delle lanterne gialle recuperate dopo una battaglia con Sinestro. Lanterna Verde mi ha detto che la volontà dell'utilizzatore alimenta gli anelli. Curiosamente, ho visto... Tanto, l'abbiamo già fatto! Aumentare il potere della batteria. Ma questo è solo l'inizio. Io... Dici come farti fuori, Bat! Non ho mai sentito Bruce blaterare così tanto in tutta la mia vita! Bella produzione video. Oh, oh, stop! È la parte ammazza Flash! Ah, vabbè, era più divertente dal vivo. Cosa stai cercando? Me. Non esiste un ammazza Batman. Oh, che cazzo! Ma dovevamo provarci. Robin era qui, ma senza successo. Batman uccide Robin! Un ottimo esempio di taglio del personale! Raggiungi Oracle, Nightwing e Jason se lo trovi. Fate affidamento su tutti i nostri anni di addestramento specializzato. Oh oh. Disciplina. Lealtà alla squadra. È un momento emozionale, cretino! Nessuno ce la fa da solo. La squadra che guidi è la famiglia che scegli. Insieme sarete grandi. È quello che mi hai insegnato tu, figliolo. Contegno, squalo. Squalo? Ma stai piangendo? Beh, ho un rapporto complicato con mio padre. Benvenuto nel club. Hai conosciuto... Ora, Superman è nostro amico, ma è anche l'essere più pericoloso ad aver messo piede sulla Terra. Se volete una possibilità di sconfiggerlo... Benvenuti alla vera Batman Experience. Ragazzi! Squaletto! Deadshot! Harley! Batman ha di nuovo fritto i nostri aggeggi! Che fregatura! Che cazzo posso fare senza forza della velocità? Ragazzi, Batza ci ha riempiti di gas della paura! Ora che siamo di matto, non ce la faremo da soli. Solo insieme. Dovete fidarvi di me. Dovete aiutarmi a miscelare la tossina della paura e poi inondare questa fottutissima caverna. So che sembra una pazzia, ma ce la possiamo fare. Mantenete il silenzio radio, Bazze in ascolto. Passo e chiudo. Miscelare il gas, non fermarlo. Deve essere uno scherzo. Già, Finger, tu ci sei cascato.
Sa che quei tre ti hanno lasciato col culo per terra. Si staranno pisciando sotto dalle risate. Saranno lì a dirsi: lasciamo Boomerang di farsi il gas nella paura finché Batman non arriva e lo spella lì. Che imbecille. Taglia la corda, idiota. La via della codardia è facile da percorrere. Non farlo! Deadshot! Bazzo ti sta addosso come un uovo su un hamburger! Il tuo avversario è questo, condotto. Tesoro, sto aiutando Deadshot, non te. Lo so, è brutto sentirselo dire, ma tu hai bisogno di qualcuno che ti dica cosa devi fare. Sei uno sfigato del cazzo! Beh, Al mi ha detto cosa fare. Insomma, è un pelo di merda, ma lo seguo! E poi, se io me ne vado e gli altri restano e muoiono, non era il dilemma del prigioniero. Se rimani, morirete tutti. Bene. Oh, no, non funziona così! Ma cazzo quanto odio gli esperimenti mentali! Levi delle attenzioni. Eccole! Spero di non cagarmi addosso. Fido Harley Quinn, però tutti gli abitanti della superficie sono sleali. Boomerang, King, Shark, hai abbandonato il tuo popolo e la tua eredità per fare da gamberetto nel cocktail degli uomini. No, io sono un pesce libero. Queste persone sono mie amiche. Oh.
sei spiaggiato. Presto boccheggerai. No, sei i miei amici. Stanno respirando la tossina. Ho pieni polmoni. Lo farò a... Dovete aiutarmi a miscelare la tossina della paura e poi inondare questa fottutissima caverna. So che sembra una pazzia, ma ce la possiamo fare. Mantenete il silenzio radio, pazze in assoluto. Passo e chiudo. Prendere ordini da Queen è il mio peggior incubo. Papà mi ha portato qui per colpa tua. Zoe, è un trucco, Floyd. Maledetta tossina. Prenderò il pipistrello. Ucciderò lo spaventapasseri per questo. Hai ucciso Lanterna Verde e anche tutti gli altri. Non uscirai mai più di prigione. No, col cazzo che gioco alla casa infestata. Si fa a modo mio. Dei nuovi amici. È così? Idioti. Il fatto è... Zoe, so che loro sono veri e tu no. Quindi sto con loro. Vengo qui, ora devo andare là. Spero per te che funzioni, Queen. Batman verrà a prenderti. Te lo meriti, papà. Zoe, sai che non parlo di lavoro. Non è neanche una vera conversazione. Ti farà male. Pipistrello, attaccami. Lascia fuori mia figlia. Affare fatto. Dovete aiutarmi a miscelare la tossina della paura e poi inondare questa fottutissima caverna. So che sembra una pazzia, ma ce la possiamo fare. Mantenete il silenzio radio, bazze in ascolto. Passo e chiudo. Bel piano, Harley. Puntare il tutto per tutto su un'idea che ti è venuta in terapia ieri. Sei tu, Arlene? Tesoro, devi migliorare la comunicazione con i pazienti. Dimmi su cosa stai lavorando, bellezza. Perché mi sembra che tu ora sia dipendente da tre clown assassini invece di uno. Non è così. Questa squadra è meglio per noi. Oh, tesoro. Pensi che questi tipi possano curarti? Pensi che gli importi di te non hanno nemmeno intenzione di seguire il tuo piano? Non ti fai sentire per anni e poi cominci subito con le questioni serie?
Ratchet. Pazzo ti sta addosso come un uovo su un hamburger. Il tuo bersaglio è questo, condotto. Aspetta, non sono io. Ratchet è il suo armonizzatore vocale o roba simile. Non può sentirti, Quinzel. Cazzo! Non pensi mai che forse non sei adatta per fare la leader? Questa sì che è una cazzata! Tu non diresti mai una cosa del genere. E batte che gioca con la mia testa! Senti, Arlene, ho tutto sotto controllo. E spero che un giorno sarai fiera di me. Arlene? Parlo da sola. I ragazzi penserebbero che sono davvero pazza. Questo è per tutte le vittime tue di Joker. Sei tormentata da ciò che hai fatto, Harley. Arrenditi. Direi che qui qualcuno sta per ricevere una botta di autostima. Spero di non essere io. La vostra fiducia in Harley Quinn vi ha portati dritti da me. Brainiac mi ha detto di non danneggiare i vostri corpi, ma mi divertirò a distruggere le vostre menti. Sapevo che un giorno avremmo avuto questa resa dei conti. Ad Arkham ho impiegato anni per capire come quel pazzo impagliato dello spaventapasseri producesse il suo intruglio. Ma alla fine mi sono laureata in neurochimica e con il massimo dei voti. Vedi, sarai pure immune alla tua tossina della paura, ma non sei immune alla mia. Impossibile. Benvenuto al tuo incubo peggiore, Bats! Caricate le armi, ragazzi! È proprio qui davanti a me! Ah, ed è un demone bello grosso, devo dire! Ora temete Batman! Non avresti dovuto lasciare Arkham. Siete arrivati fino a qui solo perché Brainiac ve l'ha permesso. Non mi fermerò! Non fino a quando il mondo non sarà libero dalla feccia criminale. No! Per fortuna ha funzionato. Avevamo il 50% di possibilità di sopravvivere alla tossina. Lo stronzo respira ancora? Ehi, volevi forse ucciderlo? Lex Luthor vuole Batman ancora vivo. Oh, giusto, stupida Harley. Comunque ben fatto, gente, sentite. Quello che di sicuro non dovremmo fare è infilarlo in qualche trappola mortale. Perché? Ah, fidati, lo so bene. Ok. Boomer, chiama Lex. Ma che fai? Un'altra volta? Cosa? Non puntavamo alla tripletta? No? Ok. Bella, Lexi. Abbiamo Batman. Adesso? Bene. Portatelo alla LexCorp. E come lo portiamo? Pronto? Siamo fottuti, siamo noi il taxi. Avrei sempre voluto farlo! Su, andiamo! Come sono cambiate le batcose, non è vero? Batman? Cazzo, quanto è pesante!
No, non voglio aiuti! Intendi trasportarlo così fino alla LexCorp? Perché non dovrei? Non potevi menzionare il fottuto gingillo due cazzo di minuti fa? Scusa. Batman il cavallino scuro! Capita? Perché minuto? Sì, capita. Ok, belli, chi arriva ultimo è un pipistrellaccio infame! Portiamo Batman alla LexCorp e dopo che saremo arrivati lì potremo ucciderlo! L'atletica leggera non ti aiuterà contro Brainiac. Quinn, passa la palla! Harley, lanciali nella mia... mano! Spenderete le vostre ultime ore a fare il lavoro sporco della Waller. Patetico. Brucey, sono sicura che quando si tratta di ammazzare i super coglioni con il cervello sciolto sono tutti d'accordo. Personalmente ho raggiunto nuove vette lavorative. Almeno non sono in una gabbia. I piccoli piaceri della vita. Guarda, Luthor. Il pipistrello. Lasciatelo sulla stazione medica. Piano, piano. Mi serve un attack prima di poter procedere con degli esami più invasivi. E adesso si comincia. È tutto. Hai praticamente già perso, Luthor. Io sono la vendetta! Io sono la... Che c'è, ragazzi? Gelosi del mio giocattolo nuovo? No, niente invidia. Nuova artiglieria! Prima o poi tutti fanno centro, immagino. A Lex servirà del tempo e noi dobbiamo prepararci a Superman. Potremmo dover affrontare molte missioni Argus. Cosa dovremmo dire a Waller? Bello, se non lo sa, non le verrà la tentazione di friggerci. Waller, novità. Niente Batman. Era una trappola. Cercate. Sto lavorando al piano B. Passo e chiudo. Un mio vecchio amico si è scontrato con Superman una volta. Il pifferaio. È il tecnico del suono, giusto? Proprio lui. Ti parlo di prima che smettesse, diciamo così. Praticamente pensò che, visto che Superman ha il superudito, il suo ipnotismo l'avrebbe steso. Perché ha fallito allora? Superman l'ha sentito complottare da due città di distanza. Da allora, il pifferaio decise di lasciar perdere. È fatto con calma. L'arma per Superman è pronta. Pronti a sfoderarla? Lex! Lexi! Da quant'è che non ti lavi, bello? Si sente? Non avvicinarti, Boomerang. Mi turbi. Giorno, Bruce. Come ti senti, bello? Tu sarai il primo del gruppo.
guarderai gli altri morire. Ehi, calmati. Volevo solo chiacchierare un po'. Ho gli strumenti per sconfiggere Superman. Ma voi siete sicuri di non aver lasciato nessun'altra questione ancora in sospeso? Guardate qua! Bastoncini luminosi! Utilizzando le proprietà mutageniche della corruzione di Brainiac, ho sintetizzato un vettore che amplifica le radiazioni da criptonite. Ho chiamato questo metamateriale criptonite d'oro. Criptonite d'oro? Oh, è così! Qual è quella parola per dire pacchiano che usano i ricchi? Pacchiano. Cioè, questa merda dovrebbe uccidere l'uomo d'acciaio. La criptonite d'oro indebolirà le abilità di Superman. E dovrebbe darvi una possibilità. Momento. Indebolire. Una sola possibilità. Tutto qui. L'alternativa è che potrebbe disintegrare ogni singolo atomo del corpo non appena vi vedrà. Oh. Ok, bene. Qualcuno ha pensato a dove farlo? Io un'idea ce l'avrei. Centennial Park. Ho sognato di vedere il mio Superman sconfitto proprio davanti alla sua statua. Poter realizzare il sogno con questo Superman è commovente. Non sarebbe la cosa più strana che ho fatto al parco. Ok. Harley, nemmeno tu puoi essere così stupida da pensare di poter uccidere su... La nostra sola presenza potrebbe non essere sufficiente per attirare Superman. Sapete cosa penso? No, per niente. Ma comunque, ci sto. Qualcosa di violento e forse anche dadaista. Lex 2, avrò bisogno di trasferire il paziente alle mie cure. Con lui ho finito. Prendete un'auto della mia controparte. Se Batman andrà al funerale di Superman, tanto vale che ci vada con stile. Non fate casino. Ehi, qualsiasi cosa accada, Waller deve sapere che meritiamo una riduzione di pena.
non contattate... Waller! Per tua informazione, stiamo per affrontare Superman. Vedi, ho inventato un nuovo metamateriale. L'ho chiamato... Boomerangium. Sì. Dille di non bombardarci! Ah, sì, dimenticavo una cosetta. Potresti... non bombardarci? Passo e chiudo. Ma che fate? Cosa cazzo? Anzi, no, non voglio saperlo. Buona fortuna, cazzo! Ragazzi, se fallite rimarrò nell'intranet di Argus per sempre. Quindi se poteste non fallire, sarebbe fantastico. Bel discorsetto. Grazie. Probabilità maggiori di zero. Grande! Maggiori di... Aspetta, aspetta, aspetta. Quanto maggiori? Oh, scusa, ma... non ti sento più. Morirete strisciando ai piedi di Superman. Perché? Cosa ha ai piedi? Non credo, sai. Ora come ora ne abbiamo uccisi due su due. Ah, dovere e piacere. Ah, pensate di essere una squadra ora? Siete solo degli animali, sempre a dipendere dal branco. Guardati, Harkness. Un alcolizzato analfabeta alla ricerca della gloria. Sì, Floyd è un pessimo padre. Squalo è un mostro che non sarà mai una persona vera. E io... com'è che era? Ah, giusto. Io mi impegno, ma non mi applico. Rinnova il repertorio, coglioncino. Sai cosa? Joker. Lui sì che era bravo a ferire con le parole. Mentre tu... boop. Anche da malvagio, sei sempre troppo buono. Ti sei divertito, Bruce? Hai svolazzato per Gotham, pestato i cattivi, ripulito le strade, causato commozioni cerebrali e danni emotivi a chiunque ti capitasse a tiro. Ma ora è il nostro turno. Dopo tutte le nostre avventure... oh, non pensavi sarei stata io il tuo capolinea, eh, Bats? Hai finito con il tuo squallido spettacolino? Non ancora. Bisogna sempre concludere con la battuta migliore. Ora sta a noi cattivi il compito di salvare il mondo. Bel bat segnale. Che ridi? Beh, alla fine Batman ha avuto l'ultima risata. Oh, gli sarebbe piaciuto. Al vero Batman, intendo. Ricordate il suo video motivazionale? Il suo piano ha aiutato a battere Flash e Lanterna. Avremmo dovuto vedere anche il pezzo su Superman? Ciò che conta è il nostro piano. Siamo qui per riuscirci. Quindi, qual è il piano? Che ne dite di piantargli quella criptonite dorata su per le chiappe? Non credo che vada utilizzata così. Uno degli eroi più celebrati del mondo. Brutalizzato così. E tu sarai il prossimo, stronzo! Certo, certo. Andate a raccontarlo a Wonder Woman. Ora non ridi più, cazzone!
Sembra che abbiate bisogno di una rinfrescata. Ci penso io. Povero Boomerang. È la prima volta che sta immobile per così tanto tempo. Sei lontano dall'acqua, squalo. Che peccato. Potreste rappresentare una sfida per Batman. Forse per Flash e Lanterna Verde, che hanno poteri a noleggio. Ma per me, andiamo. La criptonite d'oro sta davvero circolando dentro Superman! È finita, Deadshot! Il Boy Scout incattivito ora è più debole! Continuate con i proiettili d'oro! Ho sempre avuto un debole per gli esseri umani. Lealtà cieca, testardaggine. Praticamente degli animali. Siete pronti per un po' di movimento? Non può reggere ancora per molto con questa criptonite d'oro! Mettetecela tutta! Cosa state facendo? Siete già tutti morti, solo che non vi ho ancora seppelliti. Mi chiedo, come pensate di sopravvivere? Credete davvero di essere una minaccia per me? Follia pura. Per tutta la vita ho mosso mari e monti per proteggervi. Questo sarebbe un buon momento per mettersi a pregare. Non ho tempo per elencare tutti i problemi causati da ciò che è successo. Ma la conseguenza immediata è che l'energia solare potenzierà Superman, indebolendo l'effetto della criptonite d'oro. Fammi vedere come spari a questo, Deadshot. Non fate complimenti, continuate a provare. Ho tutto il giorno. Non impedirete il compimento della visione di Brainiac. Cos'è che va a fuoco? Sono io! Toglietemi di mezzo! Quindi bastavamo noi per rimandarti a calci fino a Krypton. Ora riesci a stare giù? Spero proprio che sia morto. Dai, assapora il momento, Boomer! Ce l'abbiamo fatta alla grande, cazzarola! Abbiamo ucciso Superman! Sì! E abbiamo ammazzato la Justice League! Per autodifesa, visto che erano malvagi. Uno scontro titanico. Fiero, glorioso scontro. Ma rimane sempre un nemico. Anche a voi sembra diverso. Forse un po' spaventato? Non credo esprima microespressioni. Come me. Beh, avrebbe già fatto qualcosa, no? Ehi! Urla ora o riposa in pace per sempre! Io lo dico. Task Force X, 4. Justice League Brainiac, 0. Ah! Lo sentite? L'orgoglio per quello che abbiamo realizzato! Tutto questo rispetto che dovrei provare per voi è soffocante. E Squalo, mi schiacci. Ehi, sembra che ammazzare persone ci abbia fatto crescere come persone. Ci diamo il 5? Perché no? Ci sto. 5! Festeggiare prima di aver finito il gioco. Un errore così umano. Non sapete che questo è il mio gioco? E le mie regole? Sì, sapete chi sono. Cervelli di secondo ordine. Attacco o fuga? Non farete nessuna delle due per il momento. Voglio mostrarvi cosa succederà. Chiamiamolo pure un assaggio. Forse eravate impegnati a sconfiggere il Kryptoniano, ma la mia invasione continua.
L'invasione non si ferma mai. Nuova Kolu rinascerà in ogni universo e diventerà una costante universale. E ora voi quattro. Come avete sconfitto la mia Justice League? Voi, che caos. Ogni vostro fallimento, ogni successo inspiegabile. Puro, folle, fascinoso. Ah, il margine d'errore ci sono. Siete voi? Beh, ora non posso togliervi dall'equazione. Forse è meglio possedervi. Sbloccherò il vostro potenziale per servirmi. Floyd, il tuo codice, la tua progenie, non ci servono. Ti renderò il miglior assassino del multiverso. Arlene Quinzel, un tale potenziale distruttivo, sotto scacco dai tuoi amici. Con me brucerai questa terra. E perché solo questa? Collegato alla mia intelligenza, Nanawe, avrai la conoscenza che cerchi. E divorerai chiunque tributi la mia illuminazione. E tu, Digger Harkness, a te darò quello che hai sempre desiderato. Non dovete ringraziarmi per il mio aiuto. Abbiamo faccende più pesanti. Lex, mandami indietro. Non ho sentito cosa mi stava dando Brain Man. Non ha importanza. La prossima volta che salta fuori, si becca due buchi in testa. Brainiac sarà già morto, dato che lo avrò divorato in un sol boccone. Ok, tranquilli, bimbi. Gli spareremo, lo divoreremo, cacchieremo e poi ripetiamo. È facile. Su. Coraggio, Lex! Ricordi che dobbiamo abbattere un alieno? Degli alieni. Quando Brainiac è comparso, c'è stata una risposta multistatica interdimensionale. 13 Brainiac. Anche se riusciste a sconfiggerne uno, la battaglia non sarà finita. Dobbiamo continuare a ucciderlo ancora e ancora. 13 dolci vendette. Un costante dissidio. Niente vale davvero, Lexi. Potremmo volare per la città facendo stronzate acrobatiche. La Justice League ormai è finita. Frotte di vittime ignare da far scoppiare a cui sgrappignare giocattoli. E la cosa migliore è che la Waller non sa nulla! Oh, ma porca di quel cazzo! Pensavate davvero che me l'avreste fatta sotto il naso? Cosa vi avevo detto riguardo a fare il doppio gioco? Sei nostro padre. Esattamente. E in quanto a te, potrei aver sbagliato la prima volta, ma non sbaglierò una seconda. Prendo il controllo della tecnologia di teletrasporto con cui hai salvato i loro culi. E poi prenderò il controllo su di te. Perché su questa terra ottengo sempre quello che voglio. Boomerang, prendilo.
Fermati, Boomerang. Sei così prevedibile, Amanda. Ho già una nanobomba addosso. Beh, del resto è la Luthor Corp che le produce. E se capita qualcosa a questo Lex, il palazzo va con lui. Aspetta un attimo! Questo tizio sarebbe un altro Lex Luthor! Accipicchia! Non ne avevamo la minima idea! Possiamo spiegare tutto. Continua. No, non possiamo. Quando avete finito di farvi un giro, riportate qui il vostro culo. Questo Luthor è più viscido dell'altro. Signora, è ancora acceso. Ma porco il... Fanculo. E dai, abbiamo passato di peggio. Una manciata di dildo spaziali giganti non ci fermerà. Che c'è? Harley ha ragione. Siamo la Task Force 6. Insieme siamo insuperabili. Unitevi a me! Mi prendi in giro. Troppo presto! Task Force 6, ritornate alla sala. Divertimento finito. È ora di colpire il vero bersaglio. Waller, chiudo. Salvi il mondo, conosci gente nuova, spingi la testa di Brainiac nel cesso. Ah, meglio della prigione. Che brutta cosa! Ma almeno Batman non potrà più prenderci per il culo tutto il tempo! Task Force 6, non penserete di essermi sfuggiti, vero? Dovrò prendere il posto del vostro crociato incappucciato. Ma ho fatto delle alterazioni sulle mie unità che potrebbero interessarvi. Attenti alle ombre. Stiamo scherzando. Chiacchiere di Brainiac, clone di Bat in città. E va bene. Finito con la sfilata del miliardario? Ehi, Lex Luthor ci rispetta. Credo che saremo colleghi. Forse addirittura amici. Non ci ha nemmeno minacciato di farci saltare in aria il cervello. Che ci facciamo qui? Dobbiamo far fuori Brainiac. Ah, che al lavoro per integrare le reti Argus e Lex Corp. Ma a quanto pare qualcuno l'aveva già fatto. Turning! Con tutte queste tracce capisco come mai siete finiti ad Arkham. Se può consolarti, Amanda, la sicurezza della Wayne Tech è stata molto più difficile da penetrare rispetto a quella di Argus. Che posticino adorabile, comunque. Fai il briefing e basta. Vi sicuro ricordate che ci sono 13 Brainiac nel reticolo multidimensionale. Mm-hmm. Uccidiamo, prendiamo il bottino, non torniamo ad Arkham. Prima dobbiamo trovarli. Per farlo, Hack sta sfruttando tutto quello che ha una CPU nel raggio di centinaia di miglia. Ogni via conduce a una realtà diversa, ognuna delle quali sconvolte da Brainiac. Altri dove, altri quando, altri mondi, si potrebbe dire. Wow, bel nome! Ho evidenziato sulla mappa i portali per gli altri mondi. L'incursione richiederà ingenti quantità di un elemento instabile chiamato... A sentire Luthor, le piattaforme di artiglieria e i terraformer sono le vene principali di Promezio.
Prendiamo abbastanza fagioli magici di Lex e colpiamo Brainiac. Abbiamo lavorato per questo. Vi siete allenati per un assalto diretto. Abbatteremo ogni generazione di Brainiac finché non sparirà dalla faccia della Terra. Mi sembra davvero magnifico! Scusa, non ero pronto a vedervi lavorare insieme. A volte la necessità procura strani compagni di letto. Ah, non alludere. Lo sai che un giorno ti farò inginocchiare. Puoi provarci. No. Per il momento al lavoro. Portatemi abbastanza Promezio e mostrerò alla Task Force X le spaccature in cui infilarsi per raggiungere altri mondi. Smettila. Non smettere. Passo e chiudo. Task Force X e Terraformer e i cannoni sono la priorità. Tocca a voi. Vorrei una sigaretta. A me serve altra terapia. Deadshot, tu credi che Brainiac abbia un punto debole? Ma chi sono io, Prometeo? Questo ti sembra forse un casco pieno di dati sulle vulnerabilità di eroi e criminali? Oh, ma io stavo dicendo in generale. Ah, sì, credo sia il suo ego. Sì, deve essere così. La sua arroganza. Troppo sicuro di se stesso. Già, giusto. Abbattere il nostro primo Brainiac sarà un'operazione di squadra. Mentre affrontate le sue forze, la squadra di supporto bucherà lo scudo che protegge i suoi dati. Dovrete... Non vedo l'ora. Oh, scusate. Dovrete completare tutti gli attacchi mirati prima che riusciamo a violare la protezione dei dati. Chiudo. Non vedo l'ora di lavorare con voi a questa missione. Hiro, passo e chiudo. Altro giorno al cratere. L'operazione d'attacco ai dati di Brainiac è partita. Stiamo già lavorando sullo scudo. Prima dovrete scegliere il percorso. Il tempo corre e avete degli obiettivi secondari da completare prima di arrivare ai dati. Siamo nelle vostre mani, Task Force X. Eliminate questo stronzo extradimensionale. Passerei la giornata ad ammazzare stronzi e ne ho fatto un mestiere. Ah, la Suicide Squad. Per come andrà? Un soprannome azzeccato. Quasi telefonato. Ok, Brainiac. Vuoi dire le tue ultime parole? Meglio se memorabili, perché questo gruppo ha la tendenza a distrarsi. Oh, vediamo. Vi spezzerò i corpi, svuoterò le menti e diventerete i miei segugi. Con cosa? I tuoi poteri mentali? Non funzionerà più. In realtà pensavo di provare altro. Mi chiamo Vrildox. L'uomo più veloce del mondo. I miei terminauti mi potenziano. Grazie a loro posso riplasmare questo corpo e adattarlo al combattimento, controllare la forza della velocità, eliminare voi. Non posso certo permettere che questo corpo venga compromesso. Avvio rigenerazione. Eccellente! Hanno dato la vita per un bene superiore. Il mio.
Sono intrigato. Per cosa pensate di combattere? Per gli altri? Che zuccheroso. Sì, dovrò occuparmi della vostra sottomissione, personalmente. Queste capacità distruttive sono notevoli. I bravi comandanti sanno quando mandare la cavalleria. Lasciate che vi presenti di nuovo alcuni ex cittadini di Metropolis. Fate attenzione, sono piuttosto esplosivi. Beh, mi sono divertito. Ma devo mettere fine alla nostra scaramuccia. Uscite prima che si autodistrugga! Attivare protocolli di sterminio. Ho previsto le vostre azioni e preparato questa contromisura. In effetti mi aspettavo una cosa del genere. Ma non avevo la minima intenzione di viverla. Bene. Dove eravamo rimasti? Dobbiamo fuggire con la nostra preda. Intendi davvero trasportarlo così per tutto il tragitto fino a Terra 1? Perché non dovrei? Squad 5. Mini Brainiac 0. Ok, niente male. Brainiac, nuova di zecca, più o meno. Vendiamola al giocattolaio! Non si può, devo divorarlo, ricordi? Per poi cacarlo. E dai, hai già fatto quella storia dello squalo gigante spaziale! Fai divertire anche qualcun altro! Tu hai ucciso lo stramaledetto Batman. E tu hai detto qualcosa di fico prima di uccidere Lanterna. Pensavo, metto Cervellino in un sacchetto imburrato. Poi lo infilo dritto, dritto! No, cazzo! Ma che cazzo state facendo? Dov'è Brainiac? Rilassati, Lexi. È proprio dove lo volevamo noi. Merda. Giuro su Dio. Il picco di dati funziona su bersagli vivi. Forse posso modificarlo in tempo per la prossima invasione aliena. O forse dovrei usarlo su di loro. Harkness, che cosa fai? C'è un altro modo per spalancare le porte della nave Teschio? Passo e chiudo. Concentrandosi su anomalie non ricorrenti.
concentrandosi su anomalie non ricorrenti, uniche per ognuna delle dimensioni. Quindi possiamo giocare un po' con varie figate di universi alternativi e poi che cosa ci aspetta? La pensione? Dopo che avrete sconfitto tutti e 13 i Brainiac? Certo. Intenti 12! Altro lavoro? D'accordo. Questa è roba da supercriminali seri. La prendo. Questa roba non ha prezzo. Oh, cazzo. Ho sempre voluto uno di questi. Task Force X, non so che cosa stiate facendo per il nuovo Luthor, ma non dimenticate che abbiamo anche una guerra in casa. Pensate di essere pronti per delle operazioni più difficili contro le forze più potenti di Brainiac. Forza, Tigri! Task Force X, colpirete una struttura di produzione di Terminauti su Terra 2. Luthor crede che ci siano ancora materiali di valore da recuperare, quindi è un rischio che ho intenzione di correre. Metropolis, qui Lois Lane. Dalle segnalazioni sembra che Batman ci abbia lasciato. Noto come Batman e come Bruce Wayne. Tutti quanti conoscevano lui e la sua voce. Sempre pronto. Ha lasciato un comunicato al Daily Planet e in caso fosse... Beh, leggiamolo. Con il mio mantello sono diventato un simbolo. Ma non ho mai smesso di essere Bruce Wayne, cittadino di Gotham. Ognuno di noi deve affrontare le avversità della vita. È un viaggio difficile per tutti. Ma è come viviamo, come aiutiamo gli altri a renderci unici. È ciò che Batman simboleggerà per sempre. Metropolis, ce la faremo. E Batman, addio. Ci mancherai e ti ricorderemo.